Ragazzi, ragazzi, mi sentite? Pronto? Pronto? Pronto, mi sentite? Ragazzi, benvenuti in questa nuova live da parte mia e di tutti i ragazzi che hanno avuto problemi con la comunità, che da un po' di tempo che ne sentite parlare. Ragazzi, eh? Vabbè. E là dietro, come vedete, c'è un simpatico Marco Merrino che sta giocando col telefonino. E praticamente utilizzo la sua stanza per fare live perché mi si è rotto il PC. Per chi non fosse su Instagram, penso nessuno. Ieri mi sono successe un po' di cose, tipo tre tutte insieme. Ed è sempre piacevole quando ti succedono cose perché puoi parlarne in live e ti puoi sfogare con i tuoi amici. Perché per me voi non siete semplici non umani, È come avere una stupidi. malattia e dichiararsi. Che stranissimo. Daniele! Sì, è come avere una malattia, come dice Marco, e dichiararsi. In buona sostanza è successo questo, ragazzi. Facciamo molto in breve perché poi è sempre una live basata sul vittimismo, cosa che non mi va. E quelle le lascio a Marco quando si lamenta degli altri bannati. Oh, boh! Zendam, benvenuto fra i bannatini. Zendam è diventato un bannatino. Benvenuto, benvenuto, re dei frollini, re ragazzi, è sempre bello. Daniele, re di Riccione, bitch! Bene. E, il ciccione non lo vogliamo, è qua ragazzi. Doveva dormire, ma si sta riprendendo piano piano. Amo le malattie che si risolvono per il meglio. Una frase Certo. molto bella per tutti. Mi calmo già che ho ripensato a 2 secondi quello che è successo io e mi sono incazzato. Cosa? Brosto, come Puoi stai a mia madre, per scusa. favore non parlare sottovoce, bofonchiare tra te stesso? No, scusami, brosto, rispondendo a mia madre. Ok, no, se vuoi dire qualcosa, dillo ad alta voce e fallo No, no, sentire ai mia ragazzi. Che madre, bro. cosa l'hai detto? Ah? Cosa hai detto a tua madre? Velocemente però, tipo Mi piacerebbe stare giù con te. A tua mamma hai detto. Sì, però Ma non è vero, tu ripeti sempre in live gli ho tantissime detto che è zona rossa e che non posso. volte. Tutto in una frase. Ho capito. Vabbè, dai, è quasi 1000. Dai, raga, che arriviamo a quasi 1000. 1000 cosa? A 1000 Andrea 12 secondi. ha donato euro 2. Rifarei roulette Ma guys? non c'è neanche un minimo di suono, un minimo di alert. Rifarei roulette guys. E quando avrò i soldi per permettermelo, sì, per ora non posso perché non sono stato neanche pagato. Quindi no. Marco Pirrotta, benvenuto fra i bannatini. Ma come mai gli alert vanno una volta sì e tre no in questo computer di merda? Vabbè, scherzo, questo è un computer bellissimo perché me l'ha dato in prestito Marco, visto che in buona sostanza. Santigore ha donato euro 2. Dopo anni in cui ti ho donato amore e denaro, entro con il sorriso fino a quando mi accorgo di Giofero sotto l'miniatura 52. Minchia. È così che mi ripaghi? Questo è un addio. Frantic, semplicemente lui era in chat prima di te. Io ho detto: Giove, vuoi diventare moderatore? E lui ha accettato senza esitazioni. Perché io sono così, un ragazzo imprevedibile che sceglie le sue prede e con uno schiocco di dita le divora attraverso tantissime cose. È una merda, dai, si sente doppio. Ah, aspettate, questo posso risolverlo. Questo lo posso risolvere facendo questo. Adesso non dovrebbe essere più doppio. Notifiche doppie, sì, adesso dovremmo aver risolto, ma non ne sono sicuro al 100%, ragazzi. Comunque, volevo raccontarvi un attimo quello che è successo ieri. In buona sostanza, mi sveglio la mattina, non era la mattina, era l'ora di pranzo, perché l'ora di pranzo è un ottimo orario per svegliarsi. E niente, vado ad accendere il mio PC e non funziona. Mi ricordo le parole del mio amico Marco Merrino il giorno prima che mi scrisse e mi chiamò dicendomi: Daniele, è andata via la luce, ma che cazzo è successo qua? E io ho detto: che cazzo ne so, non sono a casa, risolvi il problema. Niente, in buona sostanza, come sempre, quando va via la luce mi si rompe il PC, un'equazione abbastanza matematica,
lineare, tranquilla e pulita, e quattro volte che succede non si rompe mai il PC di Marco, non si rompono le lampadine, non si rompe lo spazzolino elettrico in ricarica, si rompe il mio cazzo di PC. Ma noi non ci arrabbiamo. Infatti non mi sono fatto scoraggiare, ho detto vabbè dai, che vuoi che siano altri 800 euro per fixare un PC, tanto fai lo streamer su YouTube, cazzo quanto ti paga. E mi sono detto, prendi la tua attrezzatura, vai nella città più vicina e fai live, Dani. Vai così. Seba May, benvenuto fra i bannatini. Sei diventato un bannatino. È un piacere averti qua tra le nostre fila gloriose. Quindi ho detto, dai, prendo il tripode, prendo il mio telefono, ho detto, vado a fare un IRL, mi devo beccare con Andrea, mi devo beccare con Angelo. Ho detto, vabbè, dai, facciamo qualcosa di divertente. Esco e non trovo più la mia macchina. E ho detto, vabbè dai, non mi ricordo dove l'ho parcheggiata, sei un po' una testa di cazzo, Daniele. Fatti un bel giretto. Faccio la circumnavigazione di tutto il... Vabbè, Niente. Circumnavigo tutto il vicinato. Cosa? Sto fumando. Ma cosa? Sigarette. Ah, ok. Perché cosa devo fumare? Cos'altro potevo fumare? Virilità. Virilità? Non si fuma la virilità, bro. Bravo, si inietta nelle vene. Compro un... Vai da un cazzo di sciamano curso e dico, ragazzi, tutto a posto. Anzi, è stato super divertente. Mi sono fatto un piccolo giretto della zona, ho fatto un'oretta di camminata e non ho trovato la macchina. Chiamo Marco, chiamo Mario, ma cazzo erano tornati con me, dove ho messo la macchina? Beh, c'era il mercato, il famoso mercato del venerdì mattina, dove praticamente ci sono queste bancarelle abusive in mezzo alla strada con un assembramento totale, quindi sicuramente non gioverà a nessuno il mercato del venerdì mattina. Se non a quei quattro minchioni che si svegliano alle 6 sfigati di merda. Scherzo, siete dei grandi, fate bene a lavorare, è un vero lavoro quello. E niente, chiamo i vigili, dico, ti abbiamo preso la macchina, mi hai detto che c'è la Fiat Panda, solita cosa. E fa, no, abbiamo trovato una Punto, non una Panda questa mattina. E ho detto, boh, a posto, allora è qua, tutto regolare. E faccio un altro giro di tre quarti d'ora, richiamo un'altra volta. Dico, ma non è che avete sbagliato, non era Punto, era Panda e tutto quanto. E fa, no, non abbiamo sbagliato. Ho detto, vabbè, aspetta un secondo, ti dico la targa. Fa, ah sì, abbiamo sbagliato, grandi, perso un sacco di tempo, bravissimi. E chiamo il carro attrezzi, mi faccio venire a prendere da Pinguz, un mio fan, strumentalizzo la mia Andrea fama. Andrea 12 ha donato euro 2, non è molto, ma almeno paghi il ritiro dell'auto. No Andrea, ti dico già che non è come dici tu, ti dico subito perché. Strumentalizzo Pinguz, un mio carissimo fan che mi ha dato del frollino in bicicletta passando, e gli chiedo puoi portarmi gentilmente dal carro attrezzi, ci andiamo e niente. Edoardo ha donato euro 2, basta lamentarti, ringrazia il ciccione paga carne. Chi è il ciccione paga carne? Penso, è Marco? Perché ciccione paga carne? Paga carne? Boh, sì, non paga. So. Paga carne. Che offrivo. Edolardo si chiama pure. Vabbè. Grazie comunque dei 2 euro. No, mi sto lamentando, vi sto raccontando quello che è successo ieri. Niente, mi faccio accompagnare là e trovo questi due simpatici uomini sopra i 50 anni che non parlano italiano, parlano a versi. Gli dico, posso avere la mia auto per favore? Dovrebbe essere qua. Non si capisce un cazzo, non si capisce neanche se la riavrò indietro. Mi faccio un giro io da solo là, la trovo, e dico, guarda, è quella macchina là, posso riaverla? Questi giovani, ma dove, perché questi giovani? Ho detto, ho spiegato del mercato e tutto quanto, e fa, il mercato, dovresti saperlo. Non lo sapevo. O meglio, nessuno ci pensa al mercato del venerdì di mattina. Non mi sto lamentando, no, non è una lamentela questa, anzi. E niente, Pinguz ha assistito tutto quanto, si faceva le sue risate, faceva le sue battutine di merda, mi prendeva per il culo, molto simpatico. E niente, andiamo alla mia... Pinguz,
ti saluta Marco. Andiamo alla mia auto, non trovo il libretto dell'auto. Come non lo trovi? No. Ma non era dentro? Doveva essere dentro, sì. Non l'hai trovato? Non si trovava il libretto, no. Abbiamo cercato per un'ora abbondante questo simpatico libretto dell'auto. Non l'abbiamo trovato per niente, non l'abbiamo trovato per niente. C'era fortunatamente il certificato di proprietà, quindi quello lì aveva già detto che era una ragazza che aveva quell'auto là, mi ha pure detto non è tua quest'auto, quindi pure un piccolo rincalamento di dose che non fa mai male. E niente, dopo svariate chiamate a chi che sia, mi ridanno l'auto con una simpatica fattura di 140 euro. E io dico, figo, figo. Gioca ha donato euro 2, è colpa di Victor Laszlo, amico delle guardie. Non penso che Victor Laszlo possa veramente muovere i fili in questa maniera. Ma che sfiga, ma no, ma non è sfiga ragazzi, è colpa mia perché ho parcheggiato nelle strisce bianche dove c'era il mercato e c'era un cartello inizio via che non avevo visto del mercato del venerdì mattina. Sono veramente una persona orribile, ragazzi. Non prendete esempio perché potrebbe succedere anche a voi. Guardate sempre i cartelli all'inizio delle strade quando parcheggiate. Potevo parcheggiarla in un bunker. Sì, sì, sì. Live al mercato prossimo venerdì. Ma vi piacerebbe, ragazzi, una piccola live del mercato del venerdì mattina? Sì. Sì. Sì? Sì. Sei casato? A me piacerebbe. Vorresti andare al mercato questo venerdì? Sì. Live io e Daniele al mercato di San Donato. Che sono quattro bancarelle di merda in croce dove non c'è un cazzo di niente. Io avevo sentito buonissimi profumi. Buonissimi profumi? Va bene, vediamo se questi profumi si concretizzeranno in qualche maniera. Il mercato in tempi di Covid è... Diciamo che io ho pensato anche a questo. Adesso sparo un po' di polemiche sterili. Sanremo, sì? Sanremo si fa Sanremo, col Covid, quando la gente soffre e muore di fame? Si fanno i mercati quando tutti i negozi e i ristoranti chiudono? Si apre il mercato che si fa assembramento? Non mi sembra corretto. Non mi sembra corretto, caro Draghi. Non mi sembra corretto. Zona arancione rafforzata, rafforziamolo questo mercato, oppure no? Sempre il solito Daniele, stai sempre tra le nuvole, vaffanculo. Marco sei un bastardo disumano fallito, ricordatelo bene, hai un nuovo nemico, cancelletto Iosto. Ma che cazzo faccio? Ma che ho fatto? Hai cancellato Digimon. Ecco, perfetto. Zulmox, calmati un po', scusami Sergio, volevo fare un po' di polemica. Bello Sanremo comunque, minchia, un sacco di canzoni super belle. Qual è la vostra preferita? Facciamo un piccolo sondaggio. Io amo quella dei The Colors. Quella era stata incredibile. Ma anche a Sanremo c'è gente che lavora e tutti tamponati. Io penso che quelli del mercato non abbiano fatto neanche un tampone per scherzo, però vabbè. Cosa succede? Vado là, mi riprendo la macchina dopo 140 euro di piccole briciole magiche. Ha donato euro 2. Ciao Sdrumi, ciao Marco. Avete letto il capitolo 138 di Hot? Non poteva andare peggio questa live. No, non ho visto. Non se ho... l'ho letto. Se l'ho letto, ha chiesto. Bro, hai fatto bene a spendere soldi per questa donazione. Perché non l'ho letto. L'ho mangiato, come ha fatto un certo gigante con Eren. L'ho mangiato. Bro, ma tu hai visto che è successo? No, bro. Ti do solo un indizio. Colpo del sole! Dragon Ball, quello è Dragon Ball. Ma è un indizio. Dragon Ball. Si vuole capire. Vabbè. Bene, finisce questa cosa qua. Si è donato euro 2. Lo sai molto bene quello che hai fatto. Brutto bastardo disumano. Cosa ti dice questa parola? Sgruples, cosa ti dice? Infame fallito bastardo. Mi sa che si sta riferendo al fatto che l'hai mutato dalla chat o bannato. Ma chi? A Sgruples. Gli hai fatto qualcosa in chat, non lo so. Sì, l'ultima cosa che ho fatto è stato un po' strano. Che cosa era successo con Sgruples? Ho giocato a Noita, no? E a Noita ha la modalità streamer che ogni tipo minuto puoi decidere mettere, sì, qualcosa, ok? E a me facevano scegliere sempre cose sfortunate. E ha donato euro 2. Marco, non avevamo dubbi che l'avessi mangiato. Ok, e praticamente
lì scegliono sempre cose cattive e sono morto due volte. Fino a che non ho tolto la modalità streamer e ho iniziato a fare dei poll io, tipo salta due volte, spara al muro e tutti mi odiavano. Hai tolto la modalità streamer e l'hai fatta un po' tu raffazzonata. Tipo spara al muro 10 volte. Personalizzata. E loro facevano di tutto per far arrivare le cose alla pari. A volte ce la facevano. E io a volte tenevo il mio voto come ultimo, così facevo dispari. E poi a volte che succedeva? A volte che... c'è un piccolo pisello qua sotto. C'è un pisellino? È così. non è piccolino. È così. Perché c'è il pisellino grosso. Ah, pisellino, dicevo. Vabbè, comunque. Cosa vuol dire? Poi tutti mi insultavano e ho iniziato a bannare tutti quanti, tutti. Hai bannato tutti? Un bel po' di persone. Un'ottima attitudine da streamer, devo dire. K, se ci sei, sbanna tutti quei piccoli frollini! Sbanna tutti i frollini, K. Modalità streamer rafforzata. Bro, ma senti... Dimmi Marco, dimmi tutto. Dimmi tutto quello che vuoi, Marco. Ho letto... Marco! Ho letto il titolo di questa live. Che vuol dire che un tizio dorme a New Vegas? Adesso spiego tutto. Praticamente il meme diventa realtà, ragazzi, in queste live magiche. Ma quale meme? In queste live magiche diventa il meme diventa realtà, ragazzi. Il meme che mi hanno detto di giocare a Fallout New Vegas. Poi Stuvi mi ha regalato Fallout New Vegas su Steam. Tante persone decontestualizzando mi scrivono perché non giochi a Fallout. €2. Tieni Daniele, te li meriti tutti e anche di più, ma ho dei limiti. Che hai Leib? Grazie mille dei 2 euro, non ti preoccupare, a me un piccolo supporto riesce a salvarmi. Prostata di mele ha donato €2, Marco hai cancellato Digimon di proposito perché ti annoiavi. Aia, prostata di mele la tocca piano, come non dicono, la tocca piano, come dicono. Quindi? No, la risposta è no, ragazzi. Ma torneremo con Digimon, bro. E dai! Sgruppo Olsa ha donato €2, ecco Marco io sono come Irene, e qui mi fermo. Io combatto per la libertà, non staremo alle tue regole fallito. Aspettati un gran bel boato di gente cattiva. Wow. Scoopolz. E dai. Giopa ha donato €2. Marco smettila di dire cagate. Minchia, proprio tutti quanti ce l'hanno. Tutti quanti ce l'hanno. Scoopolz, se tu sei Eren, io sono... io sono Conny. Sei Conny. Sì. Un personaggio un po' di merda. Cioè no, ci sarà qualcuno a cui piace, ma non è niente di così rilevante. Appunto. Oppure stavi per droppare una delle tue mine spoiler anti-uomo, eh? Stavi per dropparla. Non ho mai fatto una cosa del genere, bro. No, l'hai fatta. C'è anche un video di Stubi. C'è un video di Stubi che dice Marco spoiler una volta Titan. Mi sono scusato in live. Non ti sei scusato. Mi sono scusato in live. Sì, ma dico... Per le altre 3 volte successive... Non l'ho fatto 3 volte! No, le altre 3 volte successive ho detto tipo che loro erano dei coglioni e cose così, poi dopo tipo tantissimo ti sei scusato. Io mi sono scusato il giorno dopo, stupido. Stupido. Marco fai schifo. Minchia, un sacco di insulti verso Marco. Ma trattatelo bene, ragazzi, che è tutto stanco, che fa la dieta. È un bravo ragazzo, Marco, un bravo ragazzo. Grazie, bro. Poi monta i video da paura. Sono tutto storto, che dici? Scrivo alla ragazza che mi piace? No, perché probabilmente non piaceresti neanche tu a te stesso. Chiedi a Marco cosa ne pensa di Stevari. E vai! Giansi24 ha donato €2, piccolo aiuto per un grande uomo. Grazie Giansi24. Uno dei poll di Noita era evoca Stevari, io ho detto che cazzo è Stevari, non evocate Stevari. L'hanno evocato, era un demone impossibile e mi ha spaccato il culo. Era un demone molto molto forte, sì. Ho capito. E tu non avevi la wand, quella super no, magica. No, anche se avessi avuto la wand vinceva. Wow. Andrea12 ha donato €2. Marco, siamo più di quello che guardiamo. Vero. Una frase incredibile questa, che racconta molto, che racconta Fenty, molto. Ha donato €2. Marco, puoi uscire dalla live di Daniele? Averti qui è come gustarsi un pasto da top carne a tavola con un melagodia, no? Almeno fai silenzio. Vabbè, scusate. Minchia, Frantic, ma... Sto zitto da poi, a meno che non venga interpellato da Daniele. Veramente, veramente cattivissimo. Cioè, bro, se vuoi puoi dire la tua, cioè nel senso io non ti limiterei mai. Se mi interpelli, solo se mi interpelli. Ti interpello, Marco, dimmi qualcosa. Spiega quella cosa di qualcuno... Vabbè, dai, stai zitto. Dio merda! Sì.
Allora, ma la tier list non la finite? Ma ogni tanto arrivano domande veramente a caso. Comunque, penso che no, non la finiremo. Magari ne faremo un'altra nuova. Ci sono un sacco di cose di cui parlare in questo periodo storico. Patatine, gelati, Sanremo, tutto quanto. Ma con Vusi ti sei lasciato. Adesso vi racconto anche di Vusi, ragazzi. Kevin S22, benvenuti fra i bannatini. Ho un problema. Sono nato così. Cosa? Che stai borbottando? Sto scrivendo un messaggio a mia madre. Non stai borbottando, non stai scrivendo. Dica me quando scrivi leggi. No. Quando scrivi. No. E io sono così. Vabbè. Ragazzi, con Vusi è successo questo. In buona sostanza, dopo che mi hanno rimosso tutto quanto, il PC non funziona, mi hanno rimosso la macchina, vado a riprenderla e cose così, Vusi mi ha detto, non mi stai cagando più da un po' di tempo. E io ho detto, porco Dio, se è proprio quello che ho bisogno in questo momento di sentirmi dire, amore mio della mia vita. E niente, era molto incazzata, era anche mestruata, ragazzi, un luogo comune orribile il fatto che quando le ragazze sono mestruate sono più arrabbiate 100 per, ma un luogo comune molto vero in questo caso, nel senso che Vusi da mestruata è veramente difficile da gestire sotto vari punti di vista, diventa una bambina incontrollabile, una sorta di umanoide un po' deforme, sempre incazzato, che ti guarda in questa maniera, che ti guarda così e gli dice che sono una merda, che non la cago, e quando... E niente, quindi ha trovato un pretesto per fare un simpatico litigio, un litigio di cui avevo bisogno in quel momento là, perché aspetta, comunque... Però, ripeti? Come ripeto? Cosa devo ripetere? Perché mi hai dedicato? Fatti i cazzi tuoi. Sono ragazzi miei, bro. Non ti ho interpellato. Tu hai detto interpellato. No, che cosa è successo? Dai, va bene. Imitazione me la godo. No, ragazzi, smettetela di parlare di me la godo, per favore. Sembri il gigante d'attacco. Minchia. Sgruppol, secondo me sei senza sub. Ha fatto bene Marco a mutarti per sempre dalla sua live. Non è per sempre. Ciao, Todd Chavez. E niente, ho detto, vabbè, dai. Da vengo da te, ne parliamo e tutto quanto. E niente, ho passato praticamente la notte di ieri a consolare Vusi da un pianto iracondo, incredibile, lunghissimo, che non finiva mai, con nessuna vera apparente ragione, nel senso che hai detto, sì, sono una merda, scusami, non ti devo cagare di più, quanto cazzo hai ragione, e così per circa un'ora e mezza, lacrimoni, caccole giganti, muco che trascendeva le pareti del corpo e che si infrangeva sul mio piccolo corpo fragile e piccolissimo. E niente, dopo un po' si è ripresa, si è calmata e niente, a posto così. Sembra proprio che la vita di coppia non faccia per me, però vabbè, questa è una mia idea. Ma che palle, piange sempre? Sì, Flavio, le donne piangono un sacco dalla mia esperienza personale, ma ci saranno sicuramente un sacco di donne forti, magari tipo Capricorno. Queste cose qua dicono, no, io sono Capricorno, non piango mai. Secondo me tu sei una cogliona di merda, che non ha nessun diritto alla vita. Ma scherzo. You like paprika, right? Ma come cazzo faccio ad abbonarmi? C'è un modo di sicuro, Davide, ci sarà sicuramente un modo. Oh... Sgruples è venuto tra i bannatini, quindi in realtà ritiro quello che ho detto prima, non meriti di essere mutato nella chat di Marco. So belle cazzate, ah sì sono grosse minchiate, il muco di Vusi con un cuoricino, schifo. A proposito di caccole, ragazzi, vi racconto un'altra storiella. Allora, dopo la live con Omi che abbiamo fatto IRL, non so se c'eravate tutti o chi c'era. Vusi è palesemente toro, noi piangiamo sempre, e Vusi è davvero toro. Vaffanculo, come cazzo hai fatto? Fate schifo quando indovinate, mi fate più incazzare di quando avete torto. Dopo la live che abbiamo fatto IRL, io e Andrea, siamo andati al MOBA, avevamo finito la live là, e sempre nei limiti del DPCM prima delle 22, perché
cadesse il cielo, io alle 22 sono a casa e non mi muovo, perché io amo la sicurezza. E sempre, indossate sempre le mascherine, io amo la sicurezza e voi dovete amarla, come io la amo. Amate la sicurezza. Coglione. Ci siamo incontrati io, Dario Moccia, c'era anche Simone Panetti, c'era Marco Merrino, c'erano tutti gli Short Brains al completo, anzi no, perché mancava purtroppo la quarta testa. Chi? Caggio e Pepe. Caggio e Pepe, la ragazza di Giampiero che sta rovinando la vita a tutto il gruppo. Secondo alcuni. Non dico di chi, Non dico di chi, ma secondo alcuni. Che c'è, Bruno? Io ho guardato... Mi ci sono detto un cazzo. No, mi ho guardato un po' strano. Ok. Okay. Ti lascio LOL, vabbè. Comunque, è successo questo. Abbiamo fatto due chiacchiere, abbiamo parlato del più e del meno, ho detto come stai, Dario, tutto quanto. Ad un certo punto faccio così sui capelli, mi tocco un attimo e c'è un grumo, ho un grumo, tipo tutti questi capelli qua, intrinsi di catarro, era pieno di catarro, con una sberla, con una sberla di caccola grossa così, senza esagerare. Ed era da un po' di tempo che tantissime persone mi toccavano i capelli, mi facevano così, dicevano, ehi Dani, che bello vederti, e io ho detto, ma che cazzo mi toccate? Non l'avete mai fatto, nessuno mi ha fatto fino ad ora, invece quella sera tutti mi hanno toccato i capelli. E niente, è partito un po' lo Sherlock Holmes. Ma stai veramente parlando di sta cosa? Sì, bro, ci penso sempre. È stato di pane. Ci penso sempre. Era una caccola gigantesca, gargantuesca. L'importante è che tu non pensi che sia stato io. Io penso che sia stato qualcuno e vi dico, ragazzi, alla fine, dopo ore di conversazione, ma non troppe perché eravamo in pomeriggio tardo, quindi un paio d'ore, alla fine di chi era la colpa? Era mia. Io mi sono scaccolato, mi sono messo la cosa nei capelli e non me lo sono ricordato. Cioè, avete capito che, di che bullismo stiamo parlando qua? Questo è vero, questo è bullismo. Dio Cane ha donato euro 2. Quelli che parlano come se i segni zodiacali corrispondessero ad un tipo di carattere non dovrebbero andare in giro, sono pericolosi. Sono assolutamente d'accordo. Mia madre è una di quelle. C'aveva tipo il rubricone di Paolo Fox di 700 pagine. Io ho detto, ma che cazzo c'è da dire? 700 pagine, ma di che cazzo parlate? Vado da Marco, mi aveva toccato la testa. Non ti ho toccato la testa! Una volta l'hai fatto, me lo ricordo. E che ho fatto? Perché l'ho toccato la testa? Non lo so. Bro, io ho toccato tutto. Per forse darmi il re dei frullini. Ehi, guardalo qua, il frullino, bro, eccolo. Io gli ho toccato tutto il tuo corpo, ma mai la testa. Non mi hai toccato tutto il mio corpo, punto uno. E punto due, mi hai toccato anche la testa. Quel giorno no! Comunque, Simone era appena entrato pure E ha strofinato tutte le sue mani sui tuoi capelli. È vero, e mi ha fatto proprio tutto un massaggio. Mi ha detto, ehi Dani, che bello vedere, così. Mi ha fatto un grosso massaggio. Dario più volte mi ha preso là, mi faceva i bei massaggini sulla testa. E devo dire pure Mario, che Mario è sempre stato là in disparte. Facciamo un applauso a Mario comunque, ragazzi. Se è possibile che c'è chi ha sofferto, c'è chi non ha sofferto. E c'è chi ha sofferto e ne è uscito. Euro 2. Marco, adesso basta. Zitto, devi stare zitto, zitto, devi stare zitto. Sei un simp, zitto, spegni il telefono. Le tue enormi braccia generano coniati simp gay. Frantic, ma che cazzo t'ha fatto Marco? È successo qualcosa con Frantic, bro? Questo è tipo, hai presente i leoni da tastiera? Qui sono leoni da letto. Io sono lontano e quindi dicono queste cose qua. Leoni da letto, sì. I famosi leoni da letto. Grazie ragazzi, un piccolo spam di Retumo che ci rende più vicino ad un ragazzo problematico come Mario, ma che ne è uscito vincitore. Ragazzi, ricordatevi, noi abbiamo sofferto, ma c'è chi ha sofferto di più. Avete visto quella lunghissima cicatrice sul suo ventre? Rappresenta il dolore e la sofferenza che ha passato. E noi dobbiamo ammutolirci. Zitto Marco, zitto, questo è veramente un argomento importante. È un argomento importante, Marco. È un argomento importante. Noi qua dobbiamo inchinarci dinanzi al vero re, Retumo. E, scusate se l'ho chiamato Mario prima, scusate, veramente mi inchino. E comunque sospetto anche di lui purtroppo, perché anche se ha avuto un brutto male, può anche arrecare brutti mali. Questa è una frase che vorrei che sottolineaste nella vostra testa innumerevoli volte. Se avete un brutto male, potete anche fare un brutto male. Comunque... Dopo quel generoso caccolozzo che mi ero trovato sulla mia testa. Ha donato euro 2. Marco, adesso basta. Devi stare zitto, muto, come un pesce. Zitto, bastardo. Zitto, disumano, lettiera. Ecco cosa sei.
Sei la lettiera del web, zitto. Sei la lettiera del web. Cosa significa sei la lettiera del web? Vabbè. Prima dell'ultimo respiro ha voluto dire la sua. Non ha ancora esalato l'ultimo respiro, il retumo, anzi. È sopravvissuto e adesso combatte. E non solo combatte, combatte in Evox, il network. Prostata di mele ha donato euro 2. Dani, la cosa da ricordare è che ti ha messo le mani in testa per ultimo. Nessun altro avrebbe messo la mano sulla tua testa dopo. È stato l'ultimo. E il fatto è che magari non lo sapevano neanche... A meno che non sia stato un gioco di gruppo, tipo un bel Monopoli con le caccole, ma non penso. Penso che la maggior parte delle persone... Cosa? Che c'è? Perché? Cosa? Perché hai fatto un verso orgasmico? No, sto parlando con mia madre, bro. E vi mandati i versi? No, perché... Vabbè, sì. Vi mandati... Fammi sentire i versi di tua mamma. Hai 5 secondi, eh? Dovresti già averlo nella chat se ci stai parlando, invece... Ah, niente. Eccolo qui. Allora c'è il Bluetooth, aspetta. C'è il Bluetooth, ok. Ok, già l'avevamo pensato, però dimmi secondo cosa vuoi, bracciole, che ne so, qualcosa che là sopra non trovi, dimmi. Sta parlando di bracciole. Non è un verso. A me piace molto il cibo. Non è un verso... No, le bracciole che buone. Capito? Non ci crede nessuno. Vabbè, Marco zitto. Madonna santa. Vabbè, Marco lettiera. Un piccolo... Ma perché? Non lo so. E comunque, ragazzi, l'enigma della caccola non è stato risolto. Volevo solo dirvi che mi ha traumatizzato, mi ha fatto stare molto male. Anche perché era enorme e i miei capelli erano tutti incastonati di catarro e moccolo. Non è stato per niente piacevole ed è brutto quando sei il bullizzato del gruppo. Quindi ragazzi, siete dei bulli, come Dario Moccia, per favore non smettetela, perché non fa piacere. Perché lo scherzo si fa insieme, non si deride. Comunque bro, tu l'hai visto il picchiaduro nuovo che stanno facendo degli streamers? Andy? Sì. Sì. Che ne pensi? Bellissimo. Lita Daniel 99 ha donato euro 2. Vabbè. Marco, che capelli farai a Giorgio Vanni? Sei un fallito. Ma porco Dio. Che capelli farai a Giorgio Vanni? Sei un fallito. Irene ha upgradato in bannati. Minchia Irene, ma c'è pure una bella foto, sembra una fata incredibile. Per favore, potete tutti ringraziare Irene del fatto che è diventata una bannata e non più un bannatino? Perché... Complimentoni, veramente. Direttamente dai boschi è venuta qua nella live. Bravissima. Comunque il titolo, come mi ha chiesto Marco prima, è Fallout Boys, ma uno dei due dorme a New Vegas. Un titolo di cui vado molto fiero, che ho inventato su due piedi. Iduzza ha donato euro 2. Irene Fatina, ti piacciono i Digimon? Penso di sì, si è upgradato. Ah, ogni tanto arriva. Westside, benvenuto West fra i bannatini. Westside è diventato un bannatino. Grazie mille. Pinguz che chiede se le piacciono i Digimon. Irene, se vuoi mandare un messaggio alla chat. Riccardo Marcato è diventato un bannatino. Non ringraziate gli uomini, ringraziamo solo le donne in questa live, perché le donne sono meglio degli uomini, questo ci ha insegnato il periodo storico in cui viviamo. Irenemon, bello. Quanti simp? No, ragazzi, non si dice la parola con la S. E comunque ragazzi, il titolo... Solid Gold ha donato euro 2. Avete visto il gameplay di Hill? Che ne pensate? No. Molto bello, sì, però l'hai visto, fatto dare io. Cos'è? Quell'horror di questa cosa di Kickstarter. Sì, sembra incredibile, però i Kickstarter mi fanno paura. No, ma ormai l'hype per i giochi in generale. Quello che abbiamo parlato innumerevoli volte di questa cosa, che l'hype ormai il gioco stesso. Vedete Cyberpunk, il grande capolavoro. Che tutti hanno smesso di parlarne. Sì, dopo... non hanno manco iniziato, quando sì. Non hanno smesso tutto. Cioè, l'hanno giocato, manco finito alcuni, e poi basta. Cribbio, upgraded membership to bannati. Cribbio, ragazzi, visto che noi siamo per la gender equality e per il rapporto uomo-donna, Cribbio, sei un bastardo, un simpatico spam per ringraziarlo, perché si sa che tra uomini ci si insulta per divertirsi. Veramente, Cribbio, sei un bastardo, se è possibile. Comunque ragazzi, sì, il meme diventa realtà, nel senso che
dopo tutti questi spam di giochi a Fallout New Vegas, mi regalano il giochino e tutto quanto, oggi giocheremo a Fallout New Vegas, il gioco che ha fatto innamorare tantissimi pedofili dell'arte contemporanea. Cos'è successo nella live che hanno cancellato? Quale live? La live che hanno cancellato. Io non le cancello le live, le metto private. E poi, quando arriverà il gruppo Telegram, ragazzi, tenetevi pronti. Hype. Metterò i link delle live solo per i sub. Alcuni. Le metterò a rotazione. Ci sarà anche, metterò anche quelle old school, tipo quella con la simpatica Cikib. Così alcuni possono riprendersi qualche chicca. Metterò anche quelle dove Marco dice delle parole che non si devono dire. Quindi ragazzi, cioè, prepariamoci, prepariamoci. Che magari fate qualche clip e la mandate a Twitch, vedete voi. Marco sparisci, mi irriti, dice Pacce. Ma come mai ti stanno tutti insultando in maniera vergognosa, bro? Che hai fatto? Perché mi succhiano il cazzo e invece di darmi amore dicendo Marco ma che bel pisello, dicono brutto non mi piace. Perché dovrebbero dire Marco che bel pisello? Perché mi amano. Ma non è tutto amore carnale e sessuale, bro. L'amore è anche platonico, intellettuale. Piromania che il Fire 666 ha donato euro 2. Grazie. Non posso platinare Cyberpunk per un bug. Porco Dio. Giocone. Gorilla mod. Firejack è diventato un permabannato. Firejack! Firejack! Momento in coronazione ha donato euro 2. Lode. Lode al re. Tante fate per lui in chat. Tante fate per il re. Lode a Marco Re. Re delle lettiere. Vero re delle lettiere, Marco. Zitto. Vabbè. E comunque Fire... Lita Daniel 99 ha donato euro 2. Dopo Noita non puoi più esistere. Noita si hang. Noita si hang. Vabbè, sì, Showtime, Obama, Michael Jackson, abbiamo capito, no? Showtime, Obama, Michael Jackson, abbiamo capito cosa? Eh no, sto parlando a mia madre, per un attimo. Tua madre non sa chi è Showtime, di sicuro. Sicuro al 100% che non sa chi è Showtime, tua mamma. No, lo sa. È innamorata del fitness? Fa palestra, magari? No, è innamorata di altre cose. Di cosa? Devo stare bene. E che c'entra Showtime? Lui sta benissimo. Chiama Fedez Dani. Marco, che livello di colesterolo hai? Non lo so, come si misura? Non lo so, penso in peso. Quanto sei pesante? Non mi ricordo. Bravo, bro. Grazie, bravissimi. Qua sei stato bravo, perché non hai voluto dire nulla. Hanno perso il salvataggio di Digimon? No, ragazzi, non è che si è perso il salvataggio. Marco ha distrutto... Adesso non ti sento più perché sto ascoltando una cosa. Non me ne frega un cazzo. Marco ha... Ho detto qualcosa. Ho detto che non me ne frega un cazzo, Marco. Ho detto che non... No, proprio ho detto che non me ne fotte. Se non... Mi hai sentito? Bro! Dimmi tutto. Non me ne fotte. Va bene, provo. Ok. Si misura con il colore del dito, non vi capisco a volte. Marco, hai già scelto il legno per la tua bara? Cosa? Hanno chiesto se hai già scelto la tipologia di legno per la tua bara. Sì. Quale? Mocassino. Legno mocassino? Sì. Esiste? No. Ale, ha donato euro 2. Grazie, Marco, Ale. Marco, hai davvero un bel pene. Tendente al piccolo, leggermente proteso verso destra. Nel complesso si merita un bel 9 su 10. 9 su 10, io gliel'ho visto e fa un po' schifo il pisello di Marco, secondo me. Zurmox, domani vieni a pranzo con me? Va bene, scrivimi in privato e vediamo se riusciamo ad organizzare un bel pranzo. Chiama Fedez. Che cazzo vuol dire chiama Fedez adesso? Che cazzo vuol dire chiama Fedez? Daniele, anche a te la fidanzata ti ha sfruttato per avere più follow sulla piattaforma Viola? No, perché non fa live su Twitch, Vusi. Di chi stai parlando tu però esattamente? C'è qualche fidanzata di qualche streamer che sembra che lo abbia utilizzato per avere più followers? Lei viene in mente qualcuno? Le lettiere ha donato euro 2. Grande festa alla corte di Francia. C'è nel regno un re in più. Castani in capelli e rosa di guancia. Marco re delle lettiere. Ti chiamerai tu. Oh Marco.
Marco re delle lettiere, chiama Fedez. Vabbè, io sto fermo fin quando non smette questa cosa. Laser ha donato euro 2. Sono io che ho urlato Frisdromox dalla finestra alla scorsa live onomi. Un grosso saluto nell'ambrate. La farmacista è un fatoide. Agenzia funebre ha donato euro 2. Marco, hai già pensato a come faranno a sollevare la bara al tuo funerale dato il tuo peso di 400 kg? Non fate body shaming, stronzi. Dani hai litigato con Yotobi. Ma che cazzo dite? Avete vinto voi. Bravi, avete vinto voi. Grandi raga. Questa cosa di Fedez ha fatto morire grandi e piccini. Grandi, grandi tutti. Ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti. Allora, visto che continuano ancora a spammarmi questa cosa in direct tutt'oggi, ho detto minchia, dopo un po' finirà. Siccome non volevo cavalcare questa wave dell'articolo famosissimo, ne parlo adesso per sempre e basta. E parliamo di questo simpatico articolo per una volta e poi smettiamo per sempre. Hop. Che è successo? Che cazzo è successo? Non è il coso del Conad, era questo. Allora ragazzi, il bianco attacca il nero, YouTube blocca il canale di scacchi per contenuti razzisti. Allora, oltre che è arrivata adesso questa notizia, no? Una cosa che è successa tantissimo tempo fa, ci sarà scritto da qualche parte. Ci sarà scritto da qualche parte. Il blocco del 28 giugno scorso, ne parliamo ora perché adesso fa hype, è divertente adesso parlarne. E in buona sostanza quello che è successo è stavano giocando a scacchi, stavano parlando del bianco e del nero, YouTube ha tirato giù il contenuto per razzismo. Ovviamente è una minchiata perché stavano giocando a scacchi, beh, e molta gente mi ha taggato perché ha detto guarda Dani, è quello che è successo a te, guarda. Euro 2, il circo delle manate. Ogni tanto ritornano. E aveva bloccato l'account di Antonio Radic, che forse è stato un bene, o forse no. E lui è lo scacchista più seguito al mondo, quindi è una vera perdita nel mondo degli scacchi, visto anche l'hype della serie TV. Agad Mator, bellissimo nome. Vabbè, è tutto finito. Ragazzi, lo dico adesso, non lo dirò mai più. Questa è palesemente una strumentalizzata patetica per far sì che la gente ne parli, per far sì la censura e tutta quella cosa là e far ridere detto da me, ma è una minchiata perché l'hanno sbloccato tipo neanche 24 ore dopo ed è stato un problema di algoritmo, quindi semplicemente un codice di merda che magari non è, sì, si può dire, l'algoritmo non è così funzionale come dovrebbe essere, mandatemene a fanculo, sono tutte stronzate. E non ha niente a che vedere con me questa cosa, sono due cose totalmente diverse, è stupido perché è un articolo vecchio, cioè è successo tanto tempo fa questa cosa qua, è successo a giugno dell'anno scorso, ma ritiriamolo per fare un po' di click perché non si sa mai.
E basta, pensate con la vostra testa, sono due cose diverse, non pensate che mi date queste cose qua e io mi metto a piangere, spacco tutto dicendo a me mi hanno sbagliato, non mi hanno sbagliato. Sono due cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra, sono due cose totalmente diverse. Scacchi online? Io sto giocando un po' a scacchi, magari un mi ha ordinato Euro 2, 44 gatti in fila per 6 col resto di 2 si unirono compatti per Marco re delle lettiere, si unirono per lui, lode a Marco, zitto però. Lode a Marco, zitto però. Va bene, vuoi chiamare Fedez o no? Ho capito, chiami Fedez o giochi. Bella imitazione di Blur, perfetto. Ragazzi, siete veramente incredibili quando fate questi spam super divertenti. Non ci interessa o chiami Fedez o giochi a Fallout, perfetto. Va bene, allora, siccome probabilmente, anzi senza probabilmente, non chiamerò mai Fedez in nessun tipo di circostanza, se non se la Ferragni sta male perché ci tengo tanto a lei. Giochiamo a questo cazzo di Fallout, speriamo che non faccia cagare. Marco dice che è incredibile, voi dite che è incredibile, sicuramente ci divertiremo come i pazzi. Se posso darti un consiglio, bro, non mettere... Zitto, bro, zitto, dai. Non mettere la voce in italiano. Non mettere la voce in italiano? No. Come mai? È tradotto malissimo. È tradotto male. Che bellissima musica. Che paura. Ragazzi, adesso cambio la scena che ci sarà già qualcuno simpaticissimo che lo starà scrivendo. Va bene, va bene. Immergiamoci in questa nuova avventura a base di meme e giochi bellissimi. Ok. Vi metto qua vicino a me, ragazzi, sul telefono, perché Marco non utilizza l'altro schermo. Si vede male? Si vede male. Scena fatta male. Coglioni sta cosa. Si vede? Vediamo. Freebooting modificato, benvenuto fra i bannatini. Freebooting modificato, è diventato un bannatino. Sei un grande. Ah, non l'ha preso. Ok. Perfetto. A posto. Come cazzo si seleziona? Perché non va in bio? Vabbè. Nell'iperspazio? Stacca il joystick. Io ragazzi non so nulla di Fallout, è il primo che sto giocando.
però cioè, ho giocato a Fallout 76 ma mi sono messo a piangere. Sai, un altro euro 2, cambia in inglese. Adesso un altro, fatemi vedere sto video. Come in ricaduta New Vegas? Tu esci? No, testa, bro. Quindi c'è la fazione dei tori contro quella dei Chad. Chad contro tori, eh? La guerra non cambia mai. Quando l'incendio atomico consumò la Terra, coloro che sopravvissero lo fecero in grandi vault sotterranei. E Gian Andrea? Quando ne uscirono, i loro abitanti si avventurarono tra le rovine del vecchio mondo, animati dalla volontà di costruire nuove società, fondando villaggi e formando tribù. Con il passare dei decenni, quelli che una volta erano stati gli stati dell'America sudoccidentale si unirono sotto la bandiera della nuova repubblica del doppio orso bifronte, del vecchio mondo della democrazia e dello stato di diritto. Con la crescita della repubblica crebbero anche le sue necessità. Gli esploratori si spinsero ad est alla ricerca di territori e ricchezze nell'arida e inospitale distesa del deserto del Mojave. Fecero ritorno riferendo di una città che era stata risparmiata dagli incendi delle testate nucleari che avevano devastato il resto del mondo e raccontando di grandi mura lungo il fiume Colorado. La RNC mobilitò il proprio esercito inviandolo ad est per occupare Hoover Dam e rimetterne in funzione la diga. Ma sull'altra sponda del Colorado era sorta un'altra società sotto un'altra bandiera. I tori. Un vasto esercito di schiavi nato dall'assoggettamento di 86 tribù, la Legione di Caesar. Di tori. Sono passati 4 anni da quando la Repubblica riuscì a respingere a fatica gli assalti della Legione alla diga. Ma la Legione non si è ritirata. Al di là del fiume sta raccogliendo le proprie forze. Si scorgono i fuochi degli accampamenti. Si odono i battiti dei tamburi. Nonostante tutto, la strip di New Vegas è sempre rimasta aperta per affari sotto il controllo del suo misterioso soprintendente, il signor House, e del suo esercito di Side Gold ha donato euro 2. Marco RNC o Legione? Tu sei un corriere assunto dalla Mojave Express per consegnare un pacco alla strip di New Vegas. Grazie di 2 euro, ma un attimo. Quella che sembrava una semplice consegna, però, ha preso una brutta piega. Oh no. Hai avuto quel che vuoi, ora paga. Stai piangendo a vuoto. Indovina un po' che si sta svegliando. Il doppio orso bifronte? È ora di riscuotere. La pianti? Forse i detenuti uccidono la gente senza guardarla in faccia. Ma io non faccio la spia. Capito? Hai fatto la tua ultima consegna, ragazzo. Mi dispiace che ti sia fatto coinvolgere in questa situazione. Dal tuo punto di vista deve sembrare come un'incredibile serie di eventi sfortunati. La verità è che la partita era truccata dall'inizio. La musica degli Avengers, bellissima citazione. Bellissima citazione con la musica degli Avengers. Eh? È uscito prima degli Avengers. Bellissima citazione. A cosa? Eccoci, il controllo Xbox. Equipaggiamento tribale aggiunto all'inventario. Ma lo metto in inglese, bro? Sì. È tanto meglio. Come a voce. Equipaggiamento caravan. Chissà se il doppio orso bifronte mi farà visita. Non male. Mai giocato? No, mai giocato. Piano, piano. Tieni da un paio di giorni di incoscienza. Perché non ti rilassi per un secondo? Così ritrovi l'orientamento. Vediamo di che entità è il danno. Il tuo nome? Puoi dirmi il tuo nome? Ragazzi, come ci chiamiamo? Cerchiamo un nome da Fallout, un nome che ricordi un bombardamento atomico, ma qualcuno che...
Ragazzi, qualcuno... Fucini? Qualcuno che ha sofferto il bombardamento atomico, ma che è sopravvissuto. Anna Frank. No, Anna Frank non ha fatto la bomba atomica. Ragazzi, viene in mente qualcuno? Qualcuno che ha sofferto e che poi da quella sofferenza ne ha tratto... Retumo, dite? Blur? No, non credo. Cheese and pepper. Va bene. Marco ha detto cheese and pepper, ha rovinato tutto. Ci chiameremo cheese and pepper. Posso dire che l'avrei scelto per me, ma se il tuo nome è il tuo nome. Io sono Doc Mitch. Benvenuto. Beh, Doc Mitch non è tanto meglio di Cheese and Pepper. Ma ho dovuto scavare qua e là per la tua testa per tirar fuori tutti i pezzetti di piombo. Vado fiero del mio lavoro da ago, ma dovrei dirmi se ho lasciato qualcosa fuori posto. Lavoro da ago? Cos'è un lavoro da ago? Come me la sono cavata? Che schifo che faccio. Faccio quello che cazzo voglio, volevo farmi femmina e hai rovinato tutto. Adesso devo farlo maschio. No, ma io ho detto femmina. Bro? 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 Scusami, sono impegnato. Ma perché con l'età diventa più giallo? Ma che senso ha? Labbra verdi e giallo, ma... Diventano cinese, no. Un po' da tricheco questo baffo. Non mi dispiace. Vediamo se... Ambizioso? Ma per quale cazzo di motivo dovrebbe essere ambizioso? Bro, perché un taglio... Come fai? Terrorsauro? Scusami. Lita Daniel 99 ha donato euro 2. In quanto rappresentante della comunità degli aghi italiana comunico che ci sentiamo offesi del suo comportamento. Ma chi cazzo siete? Da dove venite? Parlatemi di voi. Perfetto. Abraham Lincoln. Che ne dite, Terrorsauro più Abraham Lincoln? Duro. A Marco piace sempre duro. Daddy-o, per forza. Oh, daddy! Oh, 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 daddy! Oh. Centauro malmalato, benvenuto fra i bannatini. Hai dato un bannatino. Forma. Perfetto. Raffaele Marcarne ha donato euro 5. Guarda, oh, box, mi fai sentire fiero di te che porti Fallout. Con l'età diventa giallo perché ha più anni di radiazioni. Ma pensa a te, non c'ero arrivato dopo il bombardamento atomico. Bellissimo. 5G. Generale sottile largo. Minchia, facciamo la pizza? Dai, facciamo la pizza. Bellissimi, ragazzi, perché... Mamma, ma che... È proprio bellino, eh.
con la sua capigliatura da terrorosauro, sempre il solito. Ok. Taglio. Terrorosauro l'abbiamo già dato. Questa cos'è? Ah oh no, ci piaceva così. Bello così, così è bello. Vabbè, direi che vi piace, ragazzi. Prima di dare l'ok volevo dire se vi piaceva. Secondo me un po', non so, un po' i tratti somatici da somalo. Mi sembra un po' somalo. Che c'è, bro? Sempre tua madre? Sì, sì. Tua madre che vi ha mandato i vocali? Sì, sì. Ok, però lei non lo senti. Vi piace, ragazzi? Perfetto. È Azzalina. No, ragazzi, non è vero. Non assomiglia ad Alessia. Forse un po'. Bellissimo, è uscito da Chernobyl. Spacca. Spacca e Lion no, tanti no anche. Perfetto, possiamo andare. Vuoi proprio che sia il tuo personaggio? Certo. Comunque la maggior parte mi è venuta bene. La roba che conta. Ok, non ha senso tenerti ancora a letto. Ok, Bruno Arena. Bene, prova a camminare fino all'altra estremità della stanza, fino al tester energetico che c'è là. Che cazzo è un tester energetico? Adesso non è una corsa. Allora, vediamo. Non posso cambiare la lingua qua? Sembra di no. Dai, lasciamo molto difficile che siamo dei grandi noi. Abbiamo questo gameplay sempre super reazionario che ci porterà avanti. Ma siamo velocissimi. Ah, è normale che con lo shift mi tolgo la corsa? Che corro normalmente, ma con shift la tolgo. Sì, non si può, ecco, devi correre sempre. Devo sempre correre? Prendo un po' di oftalmico, va? Che tra gli aghi va molto. Capota ha donato euro 2. È palesemente la yoga. È palesemente? Leon VGF. Tutto bene finora. Vai a provare il tester della forza. Così scopriamo subito se hai recuperato tutte le tue facoltà. Va bene. Stavo per dire una cosa brutta. Prendi palla da baseball. Ma quanta roba sto prendendo, ragazzi? Io sto prendendo tutto. Per prendere un oggetto guarda le premi V. Abbassa la musica. Va bene così, ragazzi? Ma guarda che bellini che siamo. Belli, belli. H per usare il popper. Non va. Macchina fotografica, prendiamo tutto. Boh. Ma ho tantissimo spazio, ma sono in maniche corte. Come faccio a tenere tutta sta roba? Non c'è neanche un inventario. Sì, sì, la polpura l'ho utilizzata. Cosa, bro? Oh. Che hai detto? Oh, niente, parlo con mamma. Regola al punteggio, non è barare. La forza indica quanto facilmente un cowboy porta la sua sella e le armi da fuoco e quanto potrà esserti d'aiuto in una rissa da saloon. Mischia disarmato, peso inventario, danno efficace delle armi. Amebo. Percezione, regola il punteggio. Un cowboy dotato di intuito sa sempre se c'è un candelotto dinamite acceso nei paraggi. Andiamo, falco cecchino, falcone con monocolo, tigre con gli occhiali, coyote allerta, trota attenta. Come fa a essere una trota attenta? Salamandra sera e vecchia talva e pipistrello sordo. Io mi sento un'aquila con telescopio. Fusilli bio. Stamina. Nato stanco. Carisma. Questa la dedichiamo a Mr. Marra. Intelligenza.
Testa dura, cretino, vegetale, mattone. Ragazzi, volete... Secondo me dovrei fare tipo un cosplayer magari di un... Me la godo. Ma quanti gender si possono scegliere? Penso due, maschio o femmina purtroppo. 100 euro con malato donato euro 2. Pagatemi le medicine infami. Hai una clinica, 100 euro con... Che dite ragazzi? Comandiamo di intelligenza. Facciamo i mattoni? Vegetoide? Un cretino, sei un po' un cretino. Mattone come Marco. Se no avevo un secchione. Dal succhiare il veleno dal morso di un serpente a sonagli a riparare l'asse rotte di un carro. Mio, non mi sembra così intelligente questa cosa. Parlerà solo a grugniti. Agilità. Elefante in cristalleria, divertentissimo. Ciccio pasticcio, goffo, mani di burro. Che ricorda un po' pasta. Afferra coltello. Goffo, goffo. Fortuna qua. Andiamo forte. E i punti rimasti come li metto? Mettiamo qualche punto... punto in stamina, due punti in stamina, maneggiare con cura, abbiamo una bella percezione, eh? Mattone lo lasciamo, so, sta cosa qua di... capo di un culto, dai, carisma massimo, capo di un culto, che questo invece lo dedichiamo a Dario Moccia, grande capo massone. Grazie al suo pub dell'amico dove ha invitato tutti i suoi amici che gli succhiano il cazzo è riuscito a sfondare. Cosa hai detto, bro? Cosa, bro? Hai detto qualcosa? No, no. Ok. Dai, medusa spiaggiata, facciamo il glow up. Bro, qual è la tua maionese preferita? Maionese al lime e pepe. La tua? Ti ho messo a posto una testa. Pure, maionese al limone. Hai visto? Non è la stessa cosa, comunque ho detto lime. Sono buone, ma non significa che quei proiettili non ti abbiano fatto diventare più forte dello sterco di Bigorna. E lo cosa? Di metterti a sedere sul mio divano e rispondere a qualche domanda. Vediamo se le rotelle girano ancora bene. Sono un mattone. Limone e pimienta negra? Che hai detto? Va bene. Maionese, limone, dirò una e pimienta negra. Voglio che vuol dire la prima cosa che ti viene pepe nero, giusto? Cane. Non lo so, bro. Sì, sì, c'è limone di pimienta. Ah, maionese al limone e pepe, sì, sì. Pepe nero. Come si chiama? Maionese al limone e pimienta nero. Che cazzo mi ha chiesto? Che cosa mi ha chiesto? Sì, sì, ma alza audio del gioco. Vabbè, prima basta, poi alza. Ragazzi, che cazzo ha chiesto? Cosa penso se dico cane? Se dice cane? Caso. Notte. Nemico. Mister Heisenberg, benvenuto fra i bannatini. Il tuo supporto è la mia medicina. Grazie mille, sei un cucciolone. Luce. Madre. Teresa, c'è Teresa? Scudo umano. A volte quando si somministrano test come questo, si scopre di più di quel che si sperava e secondo me non è sempre la cosa migliore. Hai proprio ragione, Mitchell. Per spiegare qualcosa della tua situazione. Tu e i tuoi aghi. Ok, adesso ho alcune frasi. Voglio che tu mi dica fino a che punto ti sembrano qualcosa che diresti. Ok. Primo. Il conflitto non è proprio nella mia natura. Nessuna opinione. Tendo a contare sugli altri per ottenere sostegno. D'accordo.
d'accordo. Cerco sempre di essere al centro dell'attenzione. Sono un mattone, dire di no. Tardo ad accogliere le nuove idee. Mi butto a pesce per risolvere i miei problemi in modo diretto. Sempre, sempre. Abbiamo quasi finito. Che ne dici di dare un'occhiata a questo? Dimmi cosa vedi. Un canguro. Forse una formica a due teste, come l'orso bifronte. Marco sta rompendo un altro cellulare. Lasciatelo stare, ragazzi. Probabilmente Instagram ha caricato con un secondo di delay. E Marco ci tiene a queste cose. Paga internet. Ragazzi, vedo solo io una formica a due teste arrabbiata. Lo vedo solo io? Ciao Simon, si può uscire a fare il pazzo piuttosto che giocare? No, dopo le 10 non si può uscire, ragazzi. E invito chiunque a non farlo, perché è orribile. La vedete anch'io? Ok, e questo? La cartina, una cartina geografica. Un'opera d'arte inestimabile. Tecnologia dell'era spaziale, una nave in mare. Mi vergogno a dire cosa assomiglia. Ma a parte che non è un cazzo di niente per davvero sta cosa. Cosa vedete, ragazzi? Ma che vuol dire, infatti, boh? È il ciclo di Vusi, vabbè. Io mi vergogno. Ultimo. Grandissimo cantante. Questi qua sono... come cazzo si chiama? Due War Turtle che si danno il 5. Li vedo solo io, ragazzi, questi due War Turtle che si danno il 5. Ma non c'è niente di questo. Non ha senso nulla. Una testa su un cuscino. Ma dove? Chiama Ultimo. Beh, è tutto quel che ha scritto lei. Non ho niente con cui fare un confronto, quindi forse è meglio che tu dia un'occhiata ai risultati. Andiamo. Vedi se ti sembrano corretti. Vediamo un po'. Cosa devo fare? Ah, mi ha messo dei parametri. Armi da mischia, baratto. Baratto vado forte. Eloquenza, sono un mattone. Ma sì, andiamo di armi da mischia. Mi fido del test psicologico. Per lasciarti andare mi serve un'altra cosa da te. Ho un modulo da farti compilare in modo da avere un'idea della tua storia medica. Solo una formalità. Non è che io mi aspetti di scoprire che i proiettili alla testa sono un male di famiglia. Metti eloquenza, tanta eloquenza serviva. Scegli fino a due tratti. Telaio piccolo, sicuro. Chiamati a Kelfire 666 ha donato euro 2. Visto che molta gente ci vedeva due orsi che si danno il 5. In un DLC c'è un personaggio che si chiama due orsi che si danno il 5. Allora era vero. Mi piace avere gli arti che vengono meno mati. Quando la salute scende al di sotto del 150%, fai già il 10%, ma subirai un malus di meno 2 all'agilità e alla percezione. Sì, kamikaze.
Più 10 punti azione, ma la tua natura spericolata ti fa prendere il 15%. Minchia, è bruttissimo. Fatto per distruggere. In gamba? Io mi sento un po' in gamba. No, che schifo. Zona contaminata selvaggia. A quattro occhi non posso metterlo. Mattiniero. Scappatoia di Logan. Sparo veloce e in gamba. Claustrofobico. Telaio piccolo e claustrofobico. Let's go. Va bene, così dovrebbe bastare. Vieni con me, ti accompagno fuori. Eccoci qua. Smettila, bro. Ecco, questa è roba tua. Ce l'avevi addosso quando ti hanno portato. Spero che non ti secchi, ma ho dato un'occhiata alla nota. Pensavo che potessi aiutarmi a trovare un tuo parente o conoscente. Ma parlavo solo di un chip di platino. Beh, se stai tornando là fuori, devi avere questo. Si chiama Pip-Boy. Che cos'è? Sono cresciuto in uno di quei vault che hanno fatto prima della guerra. Ne abbiamo tutti uno. Voglio un Pip-Boy. Non mi serve più tanto ora, ma a te potrebbe essere utile dopo quello che hai passato. So come ci si sente quando ti viene tolto. Pure io, Mitchell. E mettiti anche questo, così la gente del posto non se la prende con te per mancanza di decoro. Non è mai stato il mio genere. Puoi non dire genere con questa, superficialità? Ah, non c'è di che. Sono qui per questo. Dovresti parlare con Sunny Smiles prima di lasciare la città. Può aiutarti a imparare a difenderti nel deserto. È probabile che sia nel saloon. Certo. Credo che possano aiutarti anche alcune delle altre persone che trovi nel saloon. E il tizio di metallo, Victor, che ti ha tirato fuori dalla tomba. Comunque, se ti fai male là fuori, torna subito qua e ti metterò a posto. Minchia, grande. Ma cerca di non farti uccidere più. Non far ridere. Modalità duro. Fallout New Vegas ti permette di giocare una nuova modalità duro che renderà la tua partita ancora più avvincente. In questa modalità gli steampack curano con il passare del tempo e non posso... Falla, bro, falla. Ma dov'è il mio Pip-Boy? Che qua in real life ce l'ho già, il mio amico Marco. Fa un grande Pip-Boy. Che cazzo vuol dire, scusami? Eh? Che vuol dire che io sono un Pip-Boy? Sei un Pip-Boy. Cioè? Sei il mio simpatico robottino. Però sia perché mi sparo un sacco di pippe. No, perché ne fai un sacco, Fai un sacco di pippe agli uomini. Cosa? Niente. Eccoci qua, ragazzi. Pronti per questa nuova avventura da duri, con i nostri parametri un po' così. Adesso è difficilissimo. Troppo difficile. Cazzate, però, sono dei cubi di merda. Mi sta chiamando mia madre. Ciao mamma, tutto bene? No. Che succede? Sei in live, eh? Non dire cose bannabili. Non dire tu che sparo cazzate col volumone di Paolo Fox. Te la sei presa per quanto riguarda il mondo dell'oroscopo? No, me la prendo per le cazzate che spari. Vabbè, c'è sempre il tuo volume annuale, se non mi ricordo male, di Paolo Fox, che compri in edicola. Sì. E allora è vero. Però hai detto che è un mucchio di cazzate. No, ho detto che i capricorni sono testardi. No, guarda che non sono scema, ho sentito quello che hai detto. Ok. E anche Dio Cane, quello lì che ha scritto. Non dire bestemmie, per favore, che mi dà un po' fastidio. Si chiama così il cretino, che cosa ci posso fare? Che cosa ha detto Dio Cane?
Vattela a risentire. Dio cane ha detto qualcosa di brutto, va bene. Ma ha detto qualcosa di brutto su di te? Perché se no lo banno subito, eh. Ci metto un secondo. Che dicono quelli che credono all'oroscopo. E che cosa vuoi dire a pro di quelli che credono all'oroscopo? Cerchiamo di fare controinformazione. Niente, non volevo dire proprio niente. Va bene. Va bene. Ciao pesciolino. Ciao pesciolina, un bacino. Ciao. Che bella, la mamma è sempre la mamma, eh. Come la Simmental. Dio cane smettila che fai incazzare mia madre e poi mi incazzo pure io. Viva l'oroscopo. Che sei tu, un bilancia, eh? Sei bilancia, vero? Perché sono quelli che sparlottano, quelli che fanno sempre i puntigliosi, i bilancia. Comunque il mio dominio preferito è quello di Marito. Gioco bellissimo, ma i colori sono solo giallo marrone. Daniele? Come? Il mio dominio preferito è quello di Marito. Che dominio è? Dell'espansione. Smetti di parlare di Jujutsu Kaisen, non l'hai visto. L'ho visto. Non l'hai visto. L'ho visto. Com'è il suo dominio? Di chi? Di quello che hai detto. Praticamente è assurdo perché ha ste cazzo di piccole manine che gli spuntano e fanno tipo di simboli alla Naruto dentro la sua cazzo di bocca. Non sono simboli alla Naruto. Tipo. Ma non voglio esplorare nient'altro con gli amici a casa. Penso che tu non ne sei neanche in grado, quindi vai tranquillo. No, certo. Tranquillo. E contro chi lo fa? Quel dominio? Bro, ti dico solamente una cosa, e la capisci solo tu. Gigantesco mano. Va bene, sei un completo coglione. Perché? Niente. Sono anche citazionistico come Gian Andrea. Ok. Gigantesco mano. Zitto. Ha donato Euro 2. Tua mamma sembra uno dei villain di Austin Powers. Sì. Gigantesco mano. Ok, comunque io ho chiesto a mia mamma gigantesco di... Gigantesco ma... E basta! Basta, zitto! Hanno ragione a darti della lettiera! Gigantesco mano! Ok, ho chiesto già a mia mamma... Gigantesco mano! No, bro! No, bro, fermo! Che fai? Bro, che fai? Bro! No! No, bro! Ti prego! Milfler! Gigantesco mani! Ah! Aia! Aia! Ma torniamo a noi. Ha rivelato un segnale frammentato. Gigantesco mano! Marco, c'è Gaia nuda che ti aspetta e ti saluta, GR. Gigantesco mano! Hai rilevato un segnale frammentario sul tuo Pip Boy. Eccolo qua, ce l'abbiamo qua dietro il Pip Boy. Una trasmissione codificata. Gigantesco mano! Non fare così, bro. No, bro, non fare così. Non metto neanche la cam adesso. No, bro, ti prego. No, bro, ti prego. No! Per il potere conferitomi dagli dei dell'Olimpo. No. Pugni sacri! No, pugni no. Sacri! No! Aia! Ah! No! No, pugni sacri! Old World Blues caricato, il massimale dei livelli è stato alzato di 5. Grande Pip Boy. Il tuo Pip Boy ha ricevuto un segnale. Coordinate che conducono ai rottami del canyon a ovest di Prim. Vabbè. Ma sta andando? Ok. Dopo le coordinate ci sono le parole Corriere 6 e firmato Ulysses, come disse la famosa canzone di Franz Ferdinand.
Lonesome Road caricato. Il tuo livello massimo è stato arrivato, eh? Va bene, basta, posso giocare, mi fai giocare. Matti, posso giocare, basta. Metti 37, 20 sec. Cosa sono 20 sec? Come si fa a donare 20 sec? Perché è tutto... Ragazzi, vedete tutto nero? A Giuseppe ha donato euro 2. Buonasera Daniele, come stai? Gigantesco mano! Site Goz ha donato euro 2. Premi tab, apri il Pip Boy. Ah, il Pip Boy, eccolo, proprio come Marco. Con un'interfaccia semplice, ma uno stupidone. Grazie di 2 euro. Allora, abbiamo delle statistiche qua. Ma posso giocare? Gigantesco mano! Gigantesco mano! Bro, mi fai giocare per favore? Bro, scrivi tu, chiudi tutto. Cosa vuol dire chiudi tutto? Non serve a niente sta roba. Va bene ragazzi, eccoci qua in questa piccola stalla simpatica. C'è un sacco di amicizia nell'aria. Oh, i pugni? Oh, i pugni gialli? Ma per cosa sarà arrabbiata la domanda? Non ho capito. Potevi fare attenzione. Che ha detto? Ha parlato un attimo dell'orologio. Gigantesco mano! Scherzo. No, bro, senti, un'altra volta, ancora una volta, bro. Ancora una volta e partono i gomiti. No, il tuo counter naturale. Ok, non dirò più gigantesco mano, non lo dirò più. Cassetta consegna. Le cassette consegne come mi sono rotto le palle. Dov'è che si spara? Quando si spara? Via barili, via. Dei barili di vino. Mi farei volentieri un barile di vino con voi, ragazzi. E i cactus mi fanno male? No. Guardate, ragazzi, Marco nella sua forma finale. Un simpatico Big Horner. Pugno. Vieni qua, pezzo di merda, pezzo di merda. Pezzo di merda, vieni qua. Ti distruggo, caprone di merda. Ti distruggo. Muori, caprone, muori. Buggati e glitchati, caprone, perché ti prendo a pugni. Gigantesco mano un cazzo, beccati questi giganteschi pugni. Sì, sì. Muori, muori. Ma muore? No, poi. È menomato, è menomato. Stupido caproide del cazzo, ti distruggo in questo mondo radioattivo fatto di distruzione. Questa è la civiltà, è questa. Scappa, scappa. Ah, mi stanno sparando. Ma è fortissimo. Ma è fortissimo. Il 4G3 ha donato euro 5. Perché ti si vuole bene minore di 3. Grazie mille, cucciolone. Grazie della tua donazione, mi fa molto piacere. Ma mi sta spaccando il culo. Eccoci. Ok. Già rovinata la storia. Ragazzi, è adesso che si fa, ragazzi. Eccomi. Ok, un secondo. Quindi.
Sembra la tua vita. Allora, ragazzi, sicuramente ci sarà un modo per uscire da questa bruttissima situazione. E adesso un attimo ho messo in pausa con l'armadio. Vediamo se riesco a tirargli un pugno veloce. Lightning Punch! Guarda che riesco... Carico il salvataggio. Ok. Eccoci qua. Che devo fare? C'è un altro salvataggio migliore. Questo sicuramente non è quello... Allora, eccoci qua. Allora, carichiamo dal... No, livello 25 non mi... Eccoci. Gigantesco, ma... No! Allora, ragazzi, rieccoci qua. Siamo arrivati, ok. Ho 5 punti rimasti. Ah, devo rifare tutto. No. Gigantesco mano. Non lo fare, bro. Bro, devi smetterla. Devi veramente smetterla. Fortunato. Cosa mi ha messo? Carisma, sicuro. Percezione, forza. Forza non la forza non serve. Allora ragazzi, eccoci qua, in Fallout New Vegas. Agile non ci serve, siamo un elefante. Federico Bernardini è diventato... Federico Bernardini, il tuo modo di fare mi ha sempre stupito. Grazie mille del sub. Ed eccoci qua. Sì, sì, dai, dai, facciamo il test, forza. Che le tue funzioni vitali sono buone, ma non significa che quei proiettili non ti abbiano fatto diventare più forte dello sterco di Bigorner. Basta con sti sterchi di Bigorner. Sedere sul mio divano e rispondere a qualche domanda. Eccomi. Vediamo se le rotelle girano ancora bene. Va bene. Va. Allora, mi piaceva come va messo prima. Allora, tanta eloquenza, sicuramente. Baratto. E armi da mischia che ci serve contro il Big Horner. Ragazzi, scusatemi, ma c'è un amputamento di sospeso. Mi serve un'altra cosa da te. Ho un modulo da farti compilare. Ho perso il personaggio? Come ho perso il personaggio? Solo una formalità. Non è che io mi aspetti di scoprire che i proiettili alla testa sono un male di famiglia. Come ho perso il personaggio? In gamba, telaio piccolo. Va bene, così dovrebbe bastare. Vieni con me, ti accompagno. Ma no, ma chi è sto schifo? Ma dai! Ma dai, ma che merda! Mi ricorda quel Pip-Boy che c'ho qui dietro. Ecco, questa è roba tua. Ce l'avevi addosso quando ti hanno portato. Spero che non ti secchi, ma ho dato un'occhiata alla nota. Pensavo che potessi aiutarmi a trovare un tuo parente o conoscente. Ragazzi, abbiamo un conto in sospeso. Sì, 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 sì. Sì, 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 quello che vuoi. Guarda, quello che ho capito, se entro qua, basta! Zitto! Buongiorno.
Ma è velocissimo. Ma poi usa la Michael Jackson. Usa la mossa di Michael Jackson. Forte il ragazzo, eh? Smettila. Sì, scusatemi, ragazzi, scusatemi. Scusatemi, scusatemi. Cioè, tentiamo un approccio amichevole. Buongiorno. Ultimamente ci sono troppi stranieri che arrivano in città. Senza offesa. Ha parlato! Ha parlato! E tu dove cazzo vieni, eh? Da dove cazzo vieni te? A fare razzismo sugli stranieri, eh? Se ti vedesse Salvini, sfigato. Sì, quel dottor Mitchell sa il fatto suo, vero? Cambia gioco che non sei capace. Scusatemi, ci sono, ragazzi, ci sono. Adesso giochiamo seriamente. C'è nata ora un malato ha donato euro 2. Ho bisogno delle medicine, papà. Allora. Allora, qua abbiamo il nostro simpatico Pip Boy. Vabbè, il nostro telaio. Nostre statistiche. Oggetti. Ok. E quindi se faccio così c'ho una pistola, mo? Ah. Rubo tutto, rubo tutto. Ho perso karma? Ma rubare è una cosa tanto brutta, bro. Marco? Uè. Rubare è una cosa brutta? Se ti vedono ti spaccano. Ma in generale? Sì, sì, no. Ma in generale no, però. Il tuo personaggio in che genere si identifica? Ragazzi, purtroppo ci sono maschi e femmine in questo gioco, il che mi fa un po' storcere il naso, però. Cosa credi di fare? Cosa credi di fare a me? E i Big Horn dove sono andati? Sono scappati? Oh! Dove vai? Dove vai? Eh? Dove stai andando? Vabbè. Ruba la sua pistola subito. Prendo tutto, prendo tutto. Oh! Topolino! Topolino, cosa credi di fare, eh? Poverino, il colono. Il colono che fa razzismo. Ecco, ecco qua quello che ti prendi. Tecca. Gli immigrati che vengono qua. Speriamo che arrivi un immigrato al posto. Per il bene di Pete. Va bene. Salve. E cosa può fare Easy Pete per voi? Perché ti chiamano Easy Pete? Ero un prospettore fino a che non ho deciso di stabilirmi qui per allontanarmi dall'RNC. Adesso me la prendo più comoda e do una mano con i bramini e i bigorner. Premi V. Adesso premo V, ragazzi. Prima faccio un attimo una chiacchierata con Easy Pete, che ha un sacco di linee di dialogo. Quello col vestito bizzarro sembra comandare tutto quello che so. Altra gente. Mi ci hanno attaccato. Un consiglio. Comunque, se dovessi prenderlo, stai attento. Quell'uomo ha gli occhi freddi come un sartello.
Perché non mi hai visto in faccia, Easy Pit. Eri un prospettore? No, no. Significa che ho frugato nei vecchi edifici in cerca di tecnologia. Tieni la pistola a portata di mano. Vai a frugare in alcuni dei posti abbandonati qui attorno, come la scuola. Va bene. Ah. Benvenuto al sistema di puntamento assistito. Vault Tech o Spav. Nello Spav bisogna di tutta la tua possibilità di colpire un bersaglio e le condizioni di ogni parte del corpo. Oh, interessante. Mouse 1 attacca il tuo bersaglio. Mouse 2 annulla l'attacco e conferma le tue azioni. Fai clic con il tasto sinistro o destro. Che bordello. Ah, posso decidere dove sparargli? Cioè, quindi se faccio così e poi accetto. Easy Pit, prospettami sto cazzo, sfigato. Ha sfigato. Prospettami questo, va, sto bello pezzo di cazzo. No, Pit, no. Scusatemi, ragazzi. Cheyenne non resta. Non ti preoccupare, non morde. Porco Dio, è fortissimo questo. Ma come attraverso la porta? Ma lei è fortissima. No, no, scusatemi, ragazzi. Non pensavo potesse attraversare le porte. Sei malato? No, no. A posto, a posto. Adesso si gioca seriamente. No. Ragazzi. Adesso run seria. Run seria. Scusatemi. Veramente scusatemi. Qua è stata colpa mia. So, ragazzi, che magari ve la prendete a male, cose così. Scusatemi. Adesso si gioca seri. Durerà 5 minuti in più. Non sai giocare. Ragazzi, un attimo. Chiudi. Ragazzi, scusatemi. Scusatemi. Zona contaminata selvaggia. Ok, ok, ok. Metto zona contaminata selvaggia, ragazzi. Per farvi capire che questa è una run seria. Non troll e stupida come ho fatto fino ad ora. Ma una run seria. Torniamo sempre una meba. Falco cecchino. Star del cinema, Marra Intensifies. A posto. Così è perfetto. Questa è un'atrofia grave anche per qualcuno che è stato a letto per un po'. È un miracolo anche solo. Sei vergognoso, scusatemi. Continua per favore. Sì, sì. Che le tue funzioni vitali sono buone, ma non significa che quei proiettili non ti abbiano fatto diventare più folle dello sterco di Bigorn. Sempre il sterco di Bigorn che ritorna. Rispondere a qualche domanda. Ok. Vediamo se le rotelle girano ancora bene. Vediamo. Che ciaddone che siamo, però, eh? Ora qua tanto non servirà, non cambierà niente. Ok. Allora, scienza scasso. Eloquenza è fortissimo. Perché adesso facciamo una run seria, ragazzi. Parleremo di più. Piuttosto che sparare, ora parleremo tanto. Facciamo pure armi, che sono importanti. Ho Armin, bro. Ho Armin. Sì, sì, sì. Prima di lasciarti andare, mi serve un... Abbassa la difficoltà. Gigantesco mano! Smettila. Dai, sto cercando di fare una run seria, bro. Abbassa la difficoltà. No, ragazzi, giochiamo seri adesso, giochiamo seri. Così che avevate detto, zona contaminata selvaggia.
Però ragazzi, io il telaio piccolo voglio tenerlo. Potete dirmi quello che volete, ma... Però non abbassare la difficoltà. Sì, dovrebbe bastare. Vieni con me, ti accompagno fuori. Va bene, bro. Non volevo farlo, comunque. No, ma nel senso che chi gioca di TikTok più basso di questo fa schifo. Vabbè, lasciali stare. No, però fanno schifo. Lasciali stare, che adesso abbiamo trollato un po', ci siamo divertiti come pazzi. Diteglielo, ragazzi, che ci siamo divertiti, lui che fa il pro player. No, non è pro player, è facile. Questa è la prova della tua inefficienza. Questa è una cheat assurda che fa troppo ridere. Ok. Guardate ragazzi che mi stava contattando un imprenditore italiano per dirmi che non lavorerà con me. Come un pesce. E lui chi cazzo è? Sono un Securitron, modello 2060B, per la sicurezza no. Mi fai già incazzare. Se dovessi incontrare uno dei miei fratelli, portagli i saluti di Victor. Ho vagato un po' per la città, vediamo. Ad ogni modo, è una cittadina tranquilla. Va bene. Ero uscito per una passeggiata, quando ho sentito tutto quel trambusto, vecchio. Quando se ne sono andati, ti ho dissotterrato per vedere se eri ancora vivo. E visto che... Ma che carino, ma ci ha salvato Victor. Non c'è di che. Sono sempre pronto a dare una mano a... Non come che il colono di merda, che ci ha insultato tutto il tempo. Non posso dire di conoscere quelle canaglie. Qualcuno? Quindi dobbiamo trovare quelli che ci hanno interrato vivi, ho capito. È il doppiatore di Peter Griffin, è vero? E basta. Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Se cerchi rifornimenti, c'è un negozio che può darti una mano. Ehi, tu. Portami rispetto. Salva. Salvato ragazzi, tutto a posto adesso. Beh? Se dice la frase con gli stranieri lo ammazzo. Buongiorno. Ehi tu. Rubiamo tutto. Ma il karma serve a qualcosa, ragazzi? O prendo tutto e basta? Live della figa, con F5 fa il salvataggio rapido. Nice. Buono sapersi. Non serve il karma, ok. Va bene, allora qua. Ma ho cambiato prospettiva. Si può giocare sia in terza che in prima persona. Questo gioco è veramente avanguardistico. Sì, ti odiano in città, se fai robe brutte appena torni in città ti sparano. Salve, che cosa può fare? Quello col vestito bizzarro sembra comandare. Qui c'è un tizio con un vestito bizzarro. Comunque, se dovessi prenderlo, stai attento. Quell'uomo ha gli occhi. Questa macchina? Innocua. Non importa che cosa dice Tony.
Lei pensa che stia nascondendo qualcosa? Non credo sia assolutamente. Anch'io penso che Victor nasconda qualcosa. Ero un prospettore fino a... Mirko Marra ha donato euro 2. Marco ha eletto il capitolo 138 di Ate Conta. Ancora sta cosa. Vero. Basta. Sì, ragazzi, basta, 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 basta. Gigantesco titano umano. Non possiamo metterci un pacco. Si sdraiano fino a che non si toglie. Se ne possono trovare di selvaggi molto in alto sulle... Non fraintendermi, RNC... Vabbè, sappiamo che gli ha puntato il ferro glitchato. Cheyenne resta, non ti preoccupare, non morde, a meno che non glielo dica io. Simpatica. Sì, credo che ci sia qualcosa che potrei mostrarti. A quanto pare hai bisogno di molto aiuto dopo quello che ti hanno fatto. Vediamoci fuori, dietro al saloon. Ok. Sunny Smiles, ma non è né solare né tantomeno sorridente. Troppi stranieri che vengono in città. Certo. Ma stanno sparando? Bello, bello che Sunny Smile mi aiuta. Sparare al cane. Ora vedi quella bottiglia di salsa pariglia su quel recinto là? Prendi questo e prova a colpirne un paio. Già non ne... Sì, però non è possibile che se la prendono tutti con me, però, eh. Smetti, bro. Se cerchi rifornimenti, certo, un negozio può darti una mano. Hai utilizzato le parole giuste. Ti sparano perché te... Sì, sì, sì. Usa lo spav. C'è Yen Rest. Quel dottor Mitchell sa sicuramente il fatto suo, no? Si è salvato. Ora vedi quelle bottiglie di salsa pariglia su quel re? Quella è l'idea giusta. Guarda nel mirino. E dove devo guardare? Ma... Vai in prima persona. E come si fa? Non l'ho fatto apposta prima. Prova ad accovacciarti e stare fermo. Ti aiuterà a mirare. Beh,
silenzio, ma non credo che tu sia venuto da me per imparare a combattere contro le bottiglie di sarsapariglia. Ti dirò, devo tenere i gechi lontani dal nostro rifornimento idrico. Quelle maledette creature ne sono attratte. Perché non fai in fretta? È cambiata la scena. Ma com'è cambiata la scena? È impossibile. Ma è vero, è cambiata. Ma ci sono i fantasmi in questo gioco. Boh. Ragazzi, non ho... stavo giocando, come cazzo ho fatto? Seguimi. Ma che bel culettino. Bello sodo, si vede che l'apocalisse zombie ti ha rinforzato, eh? Sanni. Fai una sega a Marco ad ogni morte? Non è per niente divertente questa cosa. E poi è lui il Pip-Boy, non io. Qua che si fa? Il primo ban non era così meritato in fondo. Pace, cosa ho fatto? Anzi, io sto difendendo gli immigrati in questa live. È una live pro immigrati e odio chiunque, anche un NPC che dica una roba del genere. E dove sei sparito? Senti sul crinale là dietro di me. Abbiamo dei gechi da mandare via. Ma chi cazzo fa caccia i gechi? Un branco di mostriciattoli, ecco che cosa sono. A quanto pare il dottor Mitchell è più pratico di morsi di gecko di chiunque altro. Che brutta passione. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci un altro po'. Se ci muoviamo con calma possiamo anticiparli. In quel modo avremmo più probabilità di colpire qualcosa di vitale. Mai visto nessuno così eccitato per dei gechi. Ok, sei pronto. CR0VPV ha donato euro 2. Amo i piedi della Sabrigamer. Vorrei averli qui. Anch'io, Crow. Giù le mani. Com'era per salvare, ragazzi, era F5? Mi mancherà il salvataggio. Oh, grazie. Ehi, c'è Yen, tutto bene? Calmati. Tecca, Diego. Alt F4, troppo divertente. Premi Alt F4. Ragazzi, su TikTok fareste morire. Che devono ancora essere vuotati. Se vuoi puoi affrettarti. Per me significherebbe qualche tappo. Che vuol dire qualche tappo? Andiamo a ammazzare i gechi, dai. Non dovrebbero volerci più di un paio di minuti, specialmente con due di noi. Vieni con me. Andiamo. Mi sento al sicuro con te. Ah, con la rotella mi cambia. Che
stronzata. È la rotella che mi cambia la visuale. I tappi sono... Andiamo. Ancora? Oddio, ma quanti sono? Oddio, ho sparato a lei. Non se la sarà mica presa. Tecca. Zulmox abusa di lei in questa landa desolata. Non farei mai una cosa del genere. Le donne vanno trattate coi fiori. Ancora? Marco, qual è il tuo gigante preferito? Basta! Basta! Ragazzi, ovviamente il gigante bestia. Per la sua comunicazione vocale. Ma chi è quella... Ma dai, ma chi è? Ma... Ah, Daniele, hai capito. È l'adattazione Netflix di Cenerentola, questa. Però hai capito. Sì, sì, ho capito. Il tuo? Bro, non me l'ha chiesto, me l'ha chiesto a te. Io non sto chiedendo a te. Il tuo, bro? Daniele? Scusami, sono occupato a uccidere i Jaggi. Aiuto! Ma sei fortissima, le stavi distruggendo da sola. Non che fosse un buon lavoro, è stato addirittura un po' esaltante alla fine. Ecco un po' di soldi da spendere per il problema. E dammi sgancio. Un'altra cosa che volevo mostrarti. Pensavo di poterti insegnare come vivere con la terra e costruire cose utili. Interessato? Con la terra? Dai. Bene, quindi. Avremo bisogno di un paio di ingredienti per iniziare. Gonna vuole un po' di Xander Root e un Brock Flower. Ma cosa sono? Fammi pensare adesso. So di avere visto dei Brock Flower crescere al cimitero e mi pare di ricordare che c'è della Xander Root a scuola. Portameli e li cucineremo. Come li cuciniamo? Santi numi, senza il tuo arrivo me la sarei data a casa. Ma se li stavi prendendo a pugni. Sono venuta qua su per prendere dell'acqua, ma preferisco darla a te che hai sete. Misto. Misto, mi piace essere misto. Grazie. Grazie. Niente sugli immigrati per ora. Buona. Che puzza, ti sei cagata addosso, Sunny? Oh, oh, oh. Tecca. Ma posso farlo quante volte voglio, sta cosa? Ah, ecco, mi sembrava troppo bello. No, no, no! Carne di geco. Puoi cliccare più di una volta, ok? Sono qua i fiori? Tutto bene? Parliamo. Beh, finiamo questo prima, va bene? Vabbè, fai come ti pare. Che devo fare? Che devo fare? Clicca più volte sulle parti del corpo per sparare più di un colpo. Ci sono un sacco di cose qui. Che devo fare? Devi cercare i fiori. Cerchiamo. Questi? Solanum bianco? Non mi ricordo i nomi, ragazzi. Mi ripetete solo i nomi, ve li ricordate? Ah, non posso farlo.
Ma non l'ho preso? Stupidi Jackie. Ma non si... Ma è vivo? Ma non gli faccio niente? Sfumateli che armi OP nel Peep Boy. Vediamo. Ci andiamo lì? Sicuramente è questo di cui parlavate. Uccide da caccia caravan robusto. Va bene. Quindi dobbiamo cercare i fiori, mo? Cioè, prima si spara i Jackie e ora si cercano i fiori. Che schifo. La mappa? Si può vedere con qualcosa? Sono messo male? C'ho solo le gambe un po' indolenzite, a posto. Bussola. Metti la missione. E dove sono i cazzo di obiettivi? Eccolo. Ok. Missioni. Trovo un Brock Flower e un Axe Underwood. Attiva missione. Mostra posizione. Aha. Bro. Oh. Ti prendi la mia maglietta? Dov'è? Oh. Fai tu live al posto mio? No. E allora puoi prendertela tu? No, perché ho il pisellino di fuori. Va bene. Tuteliamo il tuo pisellino, cerchiamo la maglietta. Questa ti va bene? Sì. Oh no, è una camicia questa. Questa ti va bene? Sì, questa è una maglietta. Va bene? Yes. Marcolino, vogliamo l'elicottero. Ah, ah. Ok, devo andare dritto di qua. Ma se mi tolgo l'arma vado un po' più... Basta sta minchiata! Vado più veloce così? Manco lo capisco. Ma lo usi lo spazio? La V? Sì. Fa schifo, vero? Perché? Rende il gioco ridicolo. Più che altro non ho capito se... Cioè, quanto è utile da 1 a 10. Sembra OP, sembra OP. È un vero freezing, un po' la Neverwinter Night, ecco. Che metti in pausa e casti le spell. In basso a sinistra? No, è giusto di qua, no? Devo andare a sinistra. Sì. In basso a sinistra ci sta la busta. Io che cazzo ne so, dai, fatemi fare quello che... Oh merda, oh merda. Mi attaccano? Comunque il pericolo è sempre dietro l'angolo in Fallout New Vegas. Lo amavo questo, questo gioco. La bussola in basso a sinistra. Armi sguainate va a metà della velocità. Allora leviamolo. Che cosa? Puoi farlo, mi pare, tenendo premuto F. Premi F? No. C'è una R? R per il motore? Esatto, prendi il fucile.
Ok, invece di caricare prendendo una volta, tieni premuto e lo metti giù, mi pare. Yes. Nice. Spacca il lupo, lo spacco in testa. Volevo solo vedere la mappa, sono un po'... sono un po' come Zoro io. Sono un po' come Zoro che mi perdo in un bicchiere d'acqua. Sono drogato ubriaco sempre. Non è vero. Ieri non ho bevuto e oggi manco. E non è una bella cosa da dire di un amico comunque. Sempre che tu ti definisca mio amico. Rispondere alla tua domanda, fare un insediamento umano nell'Arabia Saudita. Cosa? Siamo proprio sicuri che abbiamo parlato di quale domanda? Prompta la frase fare un insediamento arabo, un insediamento umano in Arabia Saudita. Okay. Comunque Alex, da un po' di tempo a questa parte, ma solo la tua, A me mi hanno detto su Instagram che un po' di persone hanno questo problema. Alexa, insediamento umano in Arabia Saudita. Conosco 2900 insediamenti umani in Arabia Saudita. Allora non siamo i primi. Riyadh, Medina e Jeddah. Alexa, come faccio a colonizzare l'Arabia Saudita? Arabia Saudita? Sì. Vabbè. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Ehi, tu. Che schifo. Sei un po' piantagrane, eh? Mi sembra una battuta. Bro. Se dici la frase sugli immigrati è morto. No, bro, non ho ammazzato. È riuscito a sopravvivere. Minchia, l'ha detta, non ci posso credere. Carica. Ha già carico, ok. No, bro. Due colpi a una distanza che di quanto sono io adesso distante. Borraccia, bro, borraccia. Ciao ragazzi. No, bro, aspetta che devo prendere i fiori. Ti perdi la parte divertente del gameplay. Aspetta. Questi che cazzo sono? Cavallette? Mirko Marra ha donato euro 2. Dai Marco, fumiamoci sto pagliozzo in onore del gigante bestia. Minchia il macete. Che schifo. Ragazzi, sono nel punto designato o sbaglio? Però non vedo... Qua c'è il cimitero, qua dovrei trovare i Goslings. L'hai mancato da fermo. Sarebbe da provare su un contadino. Buongiorno. Non mi importa molto dei tipi imprevedibili, era solo per dire. Mi sei piaciuto. Ragazzi, eccoci qua. Siamo ritornati al punto di partenza, sembrerebbe. Un bel autosave. Eccoci qua, cimitero di Guspin. Andiamo. Dio bello, ci sei passato a fianco. Va bene, eccoci. Hai il compass con l'obiettivo in basso a sinistra, IPA per lo spav in basso a destra. Ok. E l'obiettivo... Ah! Interessante. Grazie, Frantic. Quasi quasi ti do il mod. A me? Questa run è iniziata col bot, ma sto andando forte, eh? Qua sto andando veramente forte, raga. Cioè, non mi ferma più nessuno, il tutorial l'ho praticamente completato. Ciao Robert Julian Trifan, tutto bene? Qua ci si diverte come pazzi con Fallout New Vegas. Il gioco che ha fatto scoprire tante cose, ragazzi. Diverse posizioni, puoi tornare velocemente indietro alla posizione scoperta usando la mappa globale del tuo Pip-Boy. Posso teletrasportarmi? C'era una... In una pietra cava c'era una palla da baseball e un pacchetto di sigarette.
vabbè. Quindi? Saranno questi? Slumox probabilmente stasera te l'avranno fatto 200 volte, ma i Digimon, devo rimettere a posto il cazzo di emulatore e poi riprendiamo. Magari quando finisco sta live qua mi metto e fixo tutto, così ritorniamo a Digimonare tutti insieme come grandi amici. Boh. Non hai capito, hai la bussola in basso a sinistra. E la bussola? Ok, quindi questo è l'obiettivo? Sono al cimitero. E dove cazzo sono le cose che mi servono? C'è qualcosa che non capisco. I triangoli grossi, non quelli piccoli. Ok. Che cazzo vuol dire? Ne? Che vuol dire ne? Sei un able gamer. Ragazzi, io ho veramente un pessimo senso dell'orientamento. L'ho ripetuto tante volte. Non... Oh, questa qua è un modo per dirmi che sono vicino. Oh merda, oh merda, oh merda! Che cazzo è? Oh! Ma era fortissimo. Ti avvelena. Ma, non, ma il primo mob che incontro oltre ai Jackie è un fottuto scorpione gigante radioattivo fortissimo. Lasciatemi stare. Triplo ventaglio della foglia. Oh, cosa? Ah, sono morto, mi sono distratto un secondo. Eccoci, ma adesso ci siamo. E dai, sono appena... Ma chi è? Eccoci. Sì, sì, sono qua. A posto. Va bene, allora, quindi si va di qua verso est. Rifoderiamo l'arma. Facciamo capire a tutti gli animali di questa sacra zona che siamo veramente degli amici. Oh, ma guarda che scalatore provetto. Ragazzi, poi dite che sono scarso. Avete visto come ce l'ho fatta? Forse era meglio una difficoltà più bassa. No, ragazzi, Marco ha detto che sono dei figli di Troia morti quelli che giocano con la difficoltà alta. Mentre io sono un grande. Eccomi. Allora. Oh, i lupetti. Belli, papini, belli! Ma ciao! Ma ciao! Oh.
E rieccoci qua. Siamo tornati al al cimitero, dove dovremmo trovare sicuramente qualcosa di utile. Srunk, segui le frecce grosse sulla bussola in basso a sinistra. Vado. Speriamo di rincontrare un triceratopo gigantesco che è sciotta, vediamo. Ok, frecce grandi. Seguo la freccia grande. La sto seguendo. La bussola è importante. Ci sono, raga, ci sono. Era così difficile, ragazzi. Dai, per favore. Ho appena iniziato a giocare a Ricaduta di New Vegas e già mi trattate in questa maniera. Cercate di farmi entrare nel mood. Eccoci. Re delle frecce. Ehi, eccoci qua. Se lampeggiano vuol dire che siamo vicini? Quando è che devo smettere? Non avevi detto che eri bravissimo? Oh. Bello! Ciao, giovane! Ciao! Simulatore della Lombardia. Aspetta. Borendò ha donato euro 2. Eccolo. Daniele, mannaggia da tutto. Le frecce lampeggianti nella minimappa sono gli obiettivi brutto alle gamer. Le frecce lampeggianti nella minimappa sono gli obiettivi. Eccoci. Qua c'è un obiettivo. Che è successo? Che ti è successo? Un obiettivo l'abbiamo trovato, no? Ehi. Sei serio? Arrivo subito, ragazzi. Ma guarda, guardate che con che bella ambientazione che vi ho lasciato, ragazzi. È bello Fallout New Vegas. Ora che l'abbiamo portato. Ma eccoci qua di nuovo con la bussola. Almeno per ora sto villaggio ha un po' di pace. Ha un po' di pazzo, c'è. Ha un po' di pazzo, c'è. Ha un po' di pazzo, c'è. Quello che ci serviva. Un Brock Flower e un Axander Root. Ragazzi, dov'è?
Perché non trovo la Xanderroot e la Big Flowers? Sarà qua dentro? Ah, bella. Grazie. Figurati. C'è un Brock Flower? Grazie. Vabbè. La bussola indica la direzione, non la distanza. Apri la mappa per vedere la distanza dall'obiettivo. Ok. Ehi, tu! Ehi, tu! Si è salvato. Siamo ritornati al punto di partenza. Ah no, un altro ancora. C'è un altro prospetto. Entra nella scuola. Strumos, non schiavizzare le donne indifese. Se ti abbassi puoi rubargli nelle tasche. Ragazzi, ma ho un piccolo problema a trovare questi fiori. Non c'è per niente bisogno. Non c'è per niente bisogno, personaggino. Gioca Noita e fatti segnare da Marco. No, Noita ci so giocare, ragazzi. È Fallout che non ho mai giocato. Eccomi qua, però, a imparare. Ho detto più volte, comunque, che ero molto scarso negli FPS. Non lo dicevo per ridere. Li trovo veramente dei giochi un po' così. Ma torniamo noi. Apri mappa e zoom. E quindi? Vado di qua. Beh. Ragazzi, Marco non ha l'F4. Sto provando a fare alt F4 da 2 ore, ma non va. Ho aperto il gestione attività, niente. Chiudi finestra, non funziona. Tranquillo, bro. Vuoi venire a fixare? Vieni pure, bro. Vieni un secondo solo. Ho sbloccato una mod di Fallout. Eccoci. Cambia scena e lascia così. Non posso neanche cambiare scena. Aspetta, forse sì. Vediamo se ha funzionato. Al tab l'ho già fatto, ragazzi. So tutto quello che devo premere per chiudere una finestra. Ma non sta andando a buon fine. Grande continua così. Oh, proviamo questo. Oh bro, ho sbloccato questa nuova modalità di Fallout. Praticamente
Non lo so, non capisco bene come devo risolvere l'enigma. Un attimo. Vai pure, bro. Allora, c'è una lama che ha la stessa texture del terreno. E diventa tutto più buio, non lo so. Mi sembra più buio di tutto quando lo... Questo è un gioco Bethesda. Ok. Punto. Tutto qui? Certo. Bethesda è quella che ha fatto Fallout, non Skyrim... Non importa cosa che giochi ha fatto, importa come li ha fatti. Oh. Malissimo. Male? Però tutti ne male. Parlano bene. Ah, certo. Perché tutti sono un po' delle merde. Ho capito cosa intendi dire. Molti bug e molti crash. Perfino nel 2021, quando dovrebbero essere uscite milioni di patch. No. Non si può avere un po' di pace con queste patch. No. E ho provato tutto, eh? Per uscire? Sì, sì. No, ci penso io. Vai. Guarda qua, ora devi capire qual è Fallout. Ok. Penso sia il primo. Non era il primo, allora sarà... Vediamo un po'. Sarà questo? Sì. Ta-dan. Cos'è che hai fatto? Per sapere per il futuro? Tu, in questa... Sì, infatti... ok. Full cam. Ok. In questa schermata qui, mm-hmm. tu vedi questo qua, no? E qui tu dei fini in gestione attività. Mm-hmm. Ovviamente tu questa cosa non la vedi, vedrai Fallout. Mm-hmm. Però se muovi così e poi... Quelle freccette qua, te le muove da... Te le muove e tu qua puoi riconoscere dov'è. Devi riconoscere qual è l'icona di Fallout, di solito è quella là con più numeri di CPU. Mm-hmm. Fai cancello o spegni. Molto bravo. Grazie, bro. Molto bravo. Niente, ragazzi, non so se riaprirò Fallout New Vegas in questa live, dopo tutto quello che è successo. Che abbiamo? Cioè? Di colorito. Non lo so, bro. Non ti piaci? Così ti piaci? Così mi piaci. Sei stato Vegas bannato. Direi ottima live finora senza intoppi. No, ma infatti finora è andata tutto bene. E ci siamo divertiti con Fallout New Vegas, un gioco che oltre il meme rappresenta una realtà videoludica non indifferente. Io mi sono divertito. Non ti piaci? Cosa? No, tipo, forse ti piaci. Noto cose molto strane. Tipo? Un piccolo undead. Ti vedi un undead? Ti vedi risucchiato dalla magia oscura? Tu? Io ti vedo sempre con questi occhi, da un sacco di tempo. Che stai diventando piano piano un asiatico. Ok. Cosa... Pensavo che sarebbe uscito Carlo Borsani. Non sei un Borsani ancora. Non abbiamo mai raccontato della danza con i motociclisti. Ieri ci pensavo. Sicuro che non abbiamo mai parlato? Secondo Ragazzi, me sì. Io e Daniele che balliamo con i motociclisti che litigano, ne abbiamo mai parlato? A parte che mi sembra passato un decennio, senza scherzare, sembra passato veramente tantissimo tempo. Secondo me hai scelto uno dei giochi più buggati di sempre. Bro, anzi, i giochi di tempo fa erano stabili. Secondo me andresti forte se partecipassi agli sport di Fallout New Vegas. Ci sto lavorando, ragazzi. La mia prima run, spero che vi sia piaciuta. Ho cercato di unire divertimento e professionalità in un connubio. Bro, un sì, 14 no. Due sì. Nessuno. Ok, Carlo Borsani, non so se lo conoscete, è quello che mi fregò, che ci fregò, perché andammo a lavorare io, sì, te sì, sì. E Ciccio, 2.400 euro, ancora me li deve. Un giorno, quando avrò soldi da spendere con l'avvocato, che poi comunque pagherà lui perché ho veramente ragione, lo deruberò dei miei soldi, quindi non lo deruberò, semplicemente mi prenderò... Ti riprenderai ciò che ti spetto. Vabbè, in questa fiera qua... È quello del riso al pomodoro. Quello riso al pomodoro, quello di Andrea Muoio. Andrea Muoio e tutta quella lore. Vabbè, di una delle parti periodo. Più belle della fiera, se non la migliore, era quando siamo andati in locale e ci siamo messi a ballare le nostre danze, che diciamo sono meglio di quelle degli altri.
le siamo nostre siamo incredibili, pirotecnici, molto... reattivi. Fino a quando non sono spuntati questi 32 motociclisti tutti uguali, sembra un'uscita GTA Vice City, tutti con lo stesso gilet, tutti con la stessa intonazione di voi, litigano per qualche motivo. Allora, che non era un litigio, sì, era un ma guarda che sono io. Noi continuiamo a ballare e quindi fai qualche balli? No, io ero fermo, io guardavo tutto, bro. Allora, a me è successo questo, fai che ballo, lui sono io, ok. Questo, io sono il motociclista. Succedeva questo. Ehi, no, io continuavo a ballare. Ah, ok. Io facevo Che cosa ti è successo di bello dopo che ti hanno stirato tantissimi spintoni? Ci siamo messi a guardarli e non è successo niente. In realtà cominciavano sempre a urlare. Vai bro, dimmi tutto, vai. Non ce la fai più. No, vai, dimmi. Che ti succede, bro? Ah? Che è successo? Hai avuto un breakdown? Penso a quei tempi là di quando si andava alle fiere. No, bro. Non so se era quello. E niente, Marco è un po' dei mental breakdown. Ogni tanto si spegne anche quando gli parlo. E comunque, continuo io quello che era successo. Buona sostanza, hanno cominciato a tirarsi le parolacce di sopra. Tu sei un figlio di puttana, sei un coglione di merda e cose così. E io guardavo in disparte perché erano tutti enormi, borchiati, e ho detto, chissà dove andranno a parare. Da nessuna parte, solite femminucce travestiti da cavalieri oscuri. E alla fine ho detto, oh bella fra pace, e hanno rotto il cazzo per 4 ore. Io non li ho visti quando hanno fatto pace. Non hanno fatto... Ah, non mi ricordo che... Hanno fatto un po' pace. C'è stato tipo un'intercessione, tu se vuoi fare pace parla col capo e nelle bravissimo. Scale. Bravissimo, okay, e poi sono andati fuori. E noi li abbiamo seguiti. Siamo andati non fuori. Non è successo niente. No, sono andati fuori e hanno fatto tipo questo. Io te di là, io non vengo neanche là, perché se io vengo là... Ok, vengo io. E tu, l'altro, no, e tutti lo tenevano fermo. No, non devi farlo, Marco, no! E ti, no, perché quello mi ha insultato! Ah! E poi se ne sono andati via in 4 sono macchine diverse. Che si sono detti per sentirsi insultati? Tipo... Le tue ruote te, non sono sì, come le tue marmitte, le tue marmitte fanno puzza, no! Sono sicuro che l'olio che ho io non ce l'hai. Sì, sì, comunque cosa, tipo... Io amo Ace of Spades dei Motorhead. Ah sì? Invece i Black Sabbath. Gang War. Sì, che tra l'altro niente voi. Batta donato euro 2. Arrivo ora Mattia ai 2 euro che ti sgancio sempre. Un abbraccio belli. Grazie ai 2 euro, cucciolo. Che scena comica del cazzo. Più che altro hanno rotto i coglioni per tutto il tempo. Cioè, per no, me... a me la cosa più fastidiosa è che alla fine non è successo niente. Io mi aspettavo almeno tipo un pugnetto. Ma voi che vi fate crescere la barba, vi vestite come dei maledetti se poi non lo siete per niente. Dove è il sangue? Però è come coi metallari, uguali identici. I metallari sono così. E io pensavo che i motociclisti fossero un pochino più... Sono dei cuoricini cremosi che alla fine poi si mettono a piangere a casa. E perché mi ha detto quello? Perché? Io li voglio bene, lo sento come un fratello. E poi l'amico glielo va a dire, guarda che ti vede come un fratello. Come, mi vede come anch'io, lo vedo come un fratello. E si ritorna, tipo... sì. Così, tipo un po' così. Sì. Se lo facessero sarebbe incredibile. Secondo me succederà prima. Tipo la gang dei motociclisti. Abbiamo i Black Sabbath, sì, gli Skull Crusher, poi i succhiatori di cazzi, I Scarecrows. Vediamo most famous motociclist bands. Motorbike gangs. Assurdo, c'è pure questa ricerca. Sons of Silence? I Vagos. No, aspetta, li leggiamo tutti. Allora, Sons of Silence, fondati nel 1966 in Colorado, sono abbastanza piccoli, ma quello che non hanno in larghezza ce l'hanno in reputazione. Allora loro... Loro sono veri. Loro hanno speso milioni di euro per rendere le loro moto silenziose. Quindi tu vedi questa bufera di sabbia che è all'orizzonte americano della California, del Colorado, che si innalza e fa, ma che succede?
Qui vanno velocissimo, velocissimi, ma non si sente nulla. I Sons of Silence. Famosi perché quando fanno figli... Vai, cioè, vai con i Vagos. Un anno prima dei Sons of Silence. Minchia, quindi sono i precursori. Vagos, 1965, California. O anche conosciuti come la Nazione Verde. Ma che schifo. Per i loro colori. Per i loro colori. Fammi vedere un membro dei Vagos, per favore. Ma io voglio vederli. Aspetta. I Mongols. Intanto vediamo i Sons of Silence. Secondo te se cerchi Sons of Silence... Ah, e invece esistono proprio. No, bro, io voglio essere amico di questi. Dai, 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 metti, fai vedere. Niente, niente. Ok. Metti schermo con web... Ah no, perché l'ho messo il gioco. Fai così, togli... Devi togliere il game capture, bro. Togli il game capture. Ok. Anche se si vede un po' di merda. Ok, questi sono i Sons of Silence. C'è un singolo cinese in mezzo. Chi è secondo te il più simpatico del gruppo? Bro, te lo dico subito. Ed è lui. Come si chiama? Mamma mia, se finirò così, dimmi che finirò così. Non finirai così. Angel. No, secondo me tipo Brutus, quei nomi là. Cioè hanno cambiato pure nome all'anagrafe questi tizi per diventare più fighi. Qua vedo un simbolino. No, non far vedere queste cose. No, 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 quello è un simbolo. Dai, quello è il simbolo della pace, quello è il simbolo della pace. Non mi sembrava il simbolo della pace. E i Maya, questo simbolo, l'avevano inventato della pace. I nazisti purtroppo l'hanno riadottato e infatti fa schifo. Vediamo i Vagos. Abbasso il nazismo. No, bro. Bro? Stanno pregando? Sì, solamente sono, che loro non sembrano altari. Sono di matrice cattolica, comunque, i Vagos. Comunque succhia il cazzo, no, l'ambelico, stupida. Ma che succhia il cazzo, bro? Stanno pregando. Ok. Ok. Sì, 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 per la pace, i Vagos, molto colorati. Vai, vai con i Vagos. I Vagos, conosciuti come la Nazione Verde perché hanno tanti colori simpatici, è un grandissimo club con attorno 47 capitoli in... Vuol dire tipo 47, sì, tipo, pezzi di gang. Esatto. Much more recently. E si sono anche spostati in Australia e in Svezia. No, è Svizzera, non Sweden. Non sanno proprio chi. Sweden è Svezia o Svizzera? Sweden è Svezia. È Svezia. Sono i nemici naturali degli Hells Angel, gli angeli dell'inferno, ah, no, Angels, gli angoli dell'inferno, che Angels, non hanno sbagliato. Boh, che lo so. Che negli anni, che nella metà degli anni 60 sono diventati, si sono stabiliti come comparable business interest. E cosa facevano secondo te? Vagos contro Hells Angels. Tu me lo devi dire, sono tuoi. Allora, i Vagos erano bravissimi però col paintball, infatti da lì il nome Green Nation. Perché però le prime pallottole che usavano erano verdi. Già, hai capito, tanti colori. E gli Hells Angels invece erano fortissimi perché si appostavano, camperavano negli angoli e sparavano da sopra, erano tipo i cecchini. Mentre i Vagos erano quelli che andavano tipo con in faccia. In realtà sono due stili molto diversi. Probabilmente alla lunga vincono i Vagos, perché magari gli Hells Angels fatti bene con uno stratega vincono, ma i Vagos appena si incazzano vanno là, tutti li pushano e vincono subito. Tipo su Fortnite i Vagos vincerebbero, secondo me. Su Fortnite. Vabbè, e i Mongols, prego, ti lascio la parola. Nel 69 sono nati, quindi due anni dopo i Sons of Silence, no, tre anni dopo. Non grandi come i Vagos, ma stanno crescendo. Come molti, intanto andiamo a vedere i Mongols, di cui io secondo me arriverà, tipo, hanno stuprato e c'è la foto dello stupro. Infatti non farei vedere cose strane. Mongols. Cerchiamo prima. Mongols, motorbike, motorcycle. Ah, stilosi. A loro piace anche la bella fotografia, eh? Mazza, oh! Ma grossi questi, eh? Questi li spezzano. Sembrano uguali a quelli di prima. Sembrano un po' tutti uguali a parte i green. È morto uno di loro questo giorno qua. Sai chi? No, bro. Dimmelo. Lui. Che ha dimenticato gli occhiali a casa e quando tutti se ne sono accorti hanno detto vediamo la foto, John! Yeah? Your glasses. È un bastardo. They're in my motorbike. Your motorbike. E l'hanno
incatenato l'incatenato alla moto e l'hanno lasciato là, solamente che era tipo in mezzo città, è arrivato subito un poliziotto, fa ma che fai? I miei amici hanno incatenato, dai ti slego, l'ha arrestato. Ma è morto o no quindi? È morto perché poi è tornato a casa e sua moglie l'ha assassinato. È morto tipo di dignità. Sì. Poverino. I Comanchero e i Rebelli stanno espandendo. Vabbè, i Mongols sono... Ma donato Euro 2. Marco, dimmi qualcosa che non so. Accompagnato da un jingle magari. Certo. Forse non lo sai, ma i finocchi sono buonissimi. Eccetto quei cazzo di semi. Eccetto quei cazzo di semi. Li trovi nella salsiccia, li trovi nella pizza, a volte anche nei taralli. Taralli, li trovi nelle patatine, trovi nella pasta. Adesso pasta. Hai capito? Bro, hai capito, bro? Non so che cazzo di dirti veramente. Sì, no, io capisco tutto e comprendo, però non mi espongo. Vabbè, i mongoli sono famosi perché si insultano dicendo mongoloide, ma un giorno un tizio l'ha fatto in... Ma che cazzo c'entra? A parte che l'hai detto pure in italiano, qual è il corrispettivo inglese di mongoloide? Mongoloid. Bravo. Puoi raccontare? No. Racconto io. No. Ok. La penultima volta che siamo andati al MOBA, io e Tito abbiamo fatto una gara di inglese. Doofmed è salvato la serata, benvenuta fra i bannatini. È diventato un bannatino. Ma all'immagine di Vusi? Vabbè. Abbiamo fatto una gara di inglese io e Tito, ha vinto lui. Ed era una gara a tempo, per lui diceva tipo come si dice sedia, e chi lo diceva prima vinceva. Io sono 100 volte meglio di lui in inglese, ma... Ah, vabbè, facciamo 200. Minchia. Quindi tutti hanno spammato Marco merda in inglese, dite migliore, ok, sapevo che avrei vinto io. Siamo riandati e la gara è diventata con delle regole un po' più giuste, ovvero Daniele diceva la parola, avevamo 10 secondi di tempo per pensarci e poi quando finivano il primo che la diceva vinceva, se l'altro non diceva niente all'altro veniva data l'opportunità. Ero comunque molto democratico, cercavo di... E hai usato anche parole giustissime. Ho vinto 10-0, ma lui ne ha rubate tipo... 3-4 e quindi è fine a 10-4, ma ne ha rubato in maniera ridicola. Tipo, mi ricorderò per sempre la faccia che ha fatto quando tu hai detto scavare il verbo 10, 9, 8, che è 0. Io lo guardo e lui mi fa così. E io. Ma pensi veramente non la so? E io, dilla, se la dici adesso, fai un punto. E io, dig. E tu, giusto, è dig. E lui fa, ma dai, sono stupido. Ho detto, Tito, non l'hai detta. E quelli qua mi cringono tantissimo queste situazioni. Ah no, io l'ho amato. E tu mi guardate, hai fatto, leviamo il punto. E io, certo, ero 4-0 in quel momento. Ma poi tu hai uscito le due parole. Vitiligine. Minchia. E io ho fatto, appena ho sentito vitiligine, ho fatto... Tipo l'ho cercato un mese prima. Tu sei stato un maestro con vitiligine. Non so quanto... Ma perché? Con glaucoma? Che comunque è facile. Vabbè, glaucoma è glaucoma. Glaucoma è glaucoma. Vitiligo. Vitiligo. Infatti quando l'hai detto ho detto Marco è veramente migliore in inglese di Tito. Ma siamo 1-1, eh? Adesso dobbiamo fare la bella. Sì, dovete fare la bella. Curcuma in inglese? Turmeric. Turmeric. Mi pare turmeric. Mi sembra turmeric. Vediamo. Turmeric, hai ragione, bro. Ah. Passiamo ai pagani, i pagans. Ma guarda bro, possiamo anche... Vabbè, andiamo avanti. Non vuoi parlare di... No, come vuoi... Guardiamo solo le immagini allora. Vai. Io comunque metterei cambiare la cam che magari ti esce il tuo mokuba o cose così. Il mio mokuba? Sì. No bro, questi qua... Suri, non parlare di quel fallito, Tiltoni. Mamma mia, è finita proprio. 10-4, quale siamo pari? No, perché la prima volta ha vinto Tito, questa volta ha vinto Marco, quindi si dovrebbe fare la bella. Però Tito ha detto che era fuori forma, quella sera, quindi quel pomeriggio tardo. E questi più che motociclisti mi sembrano camionisti, ma tipo di quelli anche di bassa lega, quelli proprio che stanno lì in stazione. Ritiro quello che ho detto. Lui è il re. Ritiro assolutamente quello che ho detto. Lui fa paura. Guarda questo, l'hai visto? Ma ce n'è una bella. Guarda, questo qua, bro, quello lì. Quale? Togli. Questo è campione mondiale di braccio di ferro. Lui è...
Luca di Camera Caffè si fosse dato al motociclismo e anche a qualcosina in più, non si... oltre che al motociclismo. Ma si è stereotizzato solo le braccia. Ma poi che capelli perfetti, anche se ha questo... Nick Bat ha donato euro 2. La band più temuta è quella di Victor Lasso, sito non accurato. Vabbè, andiamo ai Bandidos. I Bandidos li ho sentiti anch'io. Bandidos? Sì. Sono molto famosi. Bandidos, no? Bandidos. 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 One of the largest here. 2500. Mo, bro, si trovano dappertutto sti tizi qua. Beh, pure il sombrero super on point. Mamma mia. Un po' cyberpunk. Beh, tutto cyberpunk, ora ho capito. Sono tantissimi, ma nessuno si vuole bene qua in sto gruppo, secondo me. E che bello che mostrano la faccia senza problemi. Poca barba. Poche barbe e zero occhiali. Zero occhiali, stavo pensando proprio la stessa cosa. A parte questo qua che è praticamente un intellettualoide, quello in mezzo. Chi? Lui è il più intelligente lui? Del gruppo. Sì, sì, lui legge un sacco di Seneca. Seneca in più cerca sempre di comprare il giusto gioco a suo figlio. Abbiamo Yacht Loves Awa. O come direbbero su World of Warcraft? Outlaws. Aoe. Vabbè, sono uguali ai Valgos. Sì, a parte che lui è praticamente un pregiudicato. Lui è finito in galera. Sì, con 700 accuse, però vabbè. La prima è troppo largo. Bro, io ci sto provando, ti giuro. A fare cosa? Ma stai tranquillo, però guarda che questo qua è un allenamento per riprenderti un attimo. Vai tranquillo. Oh, Hell's Angels. Allora era Angels. Era Angels. Able Bikers. Boh, impazzito. Marco sta attraversando un momento difficile della sua vita. Però noi gli stiamo sempre vicini, perché siamo buonissimi amici. Ma sono poliziotti. Se li guardi di sfuggita. Ma sono le... Se li guardi di sfuggita, sì, sembra che abbiano... le braccia così. Sono in T-pose. Sì, bro. Comincio ad avere paura io adesso. Bro, guarda qua. Comincio ad avere paura io. Gang violence in camera. Sì, sì, io ho detto che siamo dei veri angeli. Lui sta guardando su. Veniamo dall'inferno. That's Angels. No, sono finiti, peccato. I miei preferiti sono ovviamente i Bandidos. Che c'è, bro? No, stavo leggendo cosa dicevano in chat. No? Bravo. Va bene, ragazzi, allora, per me... Allora, cosa abbiamo imparato da questa cosa sui motociclisti, bro? Se vuoi dare un attimo la tua opinione. Che è bellissimo vivere in un paese dove non ti giudica, anche se a quell'età decidi ancora di intraprendere una... Che cos'è, una carriera? Vengono pagati? Cosa no, hanno? È solo un gruppo, tipo un club. Stanno insieme. Tipo il, come si chiama, Sleepover Club, però con le moto. E allora li rispetto. Stanno assieme, si vedono. Ma sono violenti? Sì. Sono violenti? Molto spesso si basa sulla violenza, mi sa, sta cosa qua. Nel senso che comunque se la gang viene in qualche modo derisa o presa in giro da qualcuno all'esterno, quello lì all'esterno viene strizzato via. Sai che ci sono i bar dove non è scritto da nessuna parte, ma sono essenzialmente frequentati dai motociclisti? Se sì. Tipo io entrassi in uno di questi bar e facessi avere i nachos e in caso mi succhiate il cazzo, loro sono andati in cazzo. Sì, questo penso che sarebbe tipo... Penso si incazzano molto. Penso che si alza uno solo e ti dice vattene a fare in culo, e se tu dici qualsiasi altra cosa dopo, ma che sia tipo ehi, e se non te ne vai subito... Se gli dico cosa intendi con un vattene a fare. Sei finito già, è già finita la cosa. Già finito. Uno c'è un tavolino che te lo sta per lanciare. Ok, dietro, top 5 frasi da non dire quando entri in un bar di motociclisti. Ok, questo qua entri tipo con un calcione. Hell's Angel? Sembra di più le Charlie's Angel qua dentro. Ok. Prego. Io entro con una bici da donna. Trin trin. Ok, Ah, secondo me questo è facilissimo, sono tutti barbuti. Entri, va
un bicchiere di latte per favore al bar, vai da quello là e gli fai: e tu principessa cosa prendi? Oppure questo è molto semplice, ancora di più, Hendrich, che sta puzza, porco Dio. Fate schifo, io fate schifo. Ma siete voi che fate puzza di sudore? Sì, sì, sì. Manca possiamo fare. Però forse no, forse puzza lo prendono pure come un complimento. Allora entro, quindi... col cazzo di fuori e faccio mirando uno, mai in alto. E quindi? E quindi? Allora vai, dinne una. Ok, sempre col cazzo, dai, facciamo tema cazzo. E questa è la fine del gioco, questa è questa la fine. Tema cazzo. Ok, tema cazzo, entri dentro. Ti tiri giù le braghe, birra, beccati un po' di sburro. La fine. Stai ok, vai dal barista. Dov'è il bagno? In fondo a sinistra. Vai là e pisci sul motociclino. Sulla barba. Vai davvero in fondo a sinistra. Colpa sua, tio. Bello, bello. TikTok. Ho finalmente trovato il gay bar. La famosa sburro birra, no, la sburro birra. Sì, sì, sì. Vi scippo, regà. Spegni la live, Daniele. Va bene. Ho un'idea. Dimmi tutto, Marco. Sai, ma che... tu hai fatto quello che mi hai parlato prima fuori? Sì. Hai risolto già? Ho pensato, okay. Ora, fra 5 giorni dovremmo, secondo me, rifare questa live, perché io sarò di nuovo in questo stato qua. Su Fallout, ma... in Vegas. No. Mette. Ok. Ma con birre. Con birre. E parliamo di motociclisti. No, parliamo di qualsiasi cosa, però devo essere in questo stato. Ok. E secondo me tu... a breve, se continui così, ti spegni. Ma proprio di shutdown totale. Tu fai tipo reversed metaton. Prima, tu adesso sei nella tua forma... e poi diventi un robottino stupido. Hai capito cosa cazzo ho detto, Marco? Sì, bro. Ok. Sembrava che non avessi capito. Ma che cazzo ha? Allora, ve lo spiego subito, ragazzi. Non puoi. No, in maniera molto aleatoria. Marco basava molto la sua personalità sul mangiare. Ogni volta ci facevamo da mangiare, tornavo a casa, ci facevamo da mangiare, stavamo assieme, ci guardavamo qualcosa. Solo che io mi davo un contegno e lui aveva già mangiato 3-4 volte. Quindi... la sua felicità deriva la maggior parte delle volte in un giorno da quante volte mangia, da cosa mangia e dalla quantità anche, ma soprattutto dalla qualità, devo dire. Avevamo questa bellissima abitudine che ha sempre Marco, ma non tanto in questo periodo, di mettersi davanti al PC, mangiare, guardarsi le cose e automaticamente ritornava il sorriso. C'erano giorni in cui era di cattivo umore, era successo qualcosa di brutto, magari appena svegli, una brutta chiamata o qualcosa, e tutto passava, andavamo da Top Carne. Che è successo? Che è sta cosa? Che ne so, bro, è la tua scrivania. Guarda qui. Me l'hanno rotta, bro. Cosa ti hanno rotto? Hanno rotto le mie cuffie. Ma chi? Ah. Bro, io non... i ragazzi che pulivano. Sono tipo una delle cose che tratto meglio. Non le ho rotte, io ti giuro. Io non uso le tue cuffie, bro. Sti stronzi. Bravo che hai cambiato. No, te l'ha rotte per davvero. Posso vedere? No, aspetta, ce l'ho fatta. Non si fa, bro, dai, disrespect. Puoi farlo dopo? Okay. Vabbè, no, fallo adesso. Niente, ragazzi, in buona sostanza adesso non sta più mangiando, quindi è felice del meno 700% e fine. Sono fine rotte. Della discussione. Sono rotte? Posso provare? No, guarda, visto questo qua non ha incastro, però se gli altri ce l'hanno dovrebbe essere tutto a posto.
A posto, bro, dai. Non mi hanno detto niente, bro. Non sono stato io, 100%. Loro dicono che non fanno mai un cazzo, comunque. Io queste cuffie qua le uso ogni giorno, perché gioco ai videogiochi ogni giorno di sera per divertirmi, per non fare casino per tavernello. E ogni volta le tolgo e le metto qua. Sono la cosa dove il mio PC che uso meglio. Dai, guardiamoci Reddit. Gorillamo. Skyrets è diventato un permabannato. Wow, Skyrets. Non prenderò mai più quelle pillole. Grazie mille. E che succede? Ah. Alessandro Ricci è diventato un bannatino. È quel momento della giornata. Valerio Battagliani è diventato un bannatino. Cosa devo fare? Suri è diventato un permabannato. Grazie Suri. Si comincia lo spam. Kev 202 è diventato un permabannato. Sì. Tolgo? Togli. Albi Fusco è diventato un bannatino. Però ringraziamoli velocemente. Grazie a... Vai. Guassi, Samuele Calloni, Curix, Sirrai, Alessandro Alonso, Alexander Reaper, Albe Fusco, Zotic, Tosta Barba, Giuse Così, Vincenzo Rocco, Barbarossa, Alessandro Procida, Alper Cenin. Donato Euro 2. Goodbye headphones. Goodbye headphone user, RIP. Luca Malandrino, Dio, Simone Lombardi, Fake Jack, Igor, Giacomo, Suri, Salvatore, Acqua Salata. La salata dell'Ambada, dell'Ambba. Lorenzo Stefano. De Lambda. Fotostazione. Valerio Montaglini. Lorenzo Steff, Bondrio, Brandi, Fabio Kev, Nicola Sorlandi, Kev, Fabio Ferondi, Armini 2001, Miguel Russo, SM, Matteo Manetti, Skyred. Manenti. Gecco Melli, Alessandro Ricci, Paper Pia. Oh, grande bro, ti amo. Danilo Ifuge, Bressi, Mora. Jacob Duda, Marco Moschini e Jove e Twitch Hats. Mora. Grazie, Mora. Ragazzi, dai, ci guardiamo un po' di Reddit che da un po' che non lo guardiamo. non spoilerare. Ma che cazzo è sta cosa? Non lo sai? Vabbè, vai su. Metti su New. Let's go. Forse dovrei... Aspetta, vedo se ce ne sono altri da in mod Q. Così almeno... li guardiamo tutti. Cioè, non ho capito emoji del fazzone. Ma forse non è una persona. Piccolo spam di emoji del fazzone. Ton 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 ton. Allora. Ragazzi, voi cercate mai blowjob su Reddit? Che è successo? Per favore potete abbassare la voce, grazie. Vabbè dai, adesso ci guardiamo Reddit e chiudiamo. Chiudi la porta, bro, chiudi la porta. E anche la tua della tua stanza dello studio. Ok, accettato tutto. Minchia. Cosa, bro? No. Ragazzi, eccoci qua. Hai messo già la cosa? No. Hai cambiato? Credo. No, possiamo vedere un post alla volta. Che devo fare? Però cosa, metti prendi la videocamera da qua, prendi questo. Ah no, a posto. È il fatto che si vedeva male da telefono, aspetta, vediamo. Hai cambiato? Sì. Marta ha 7 anni, che è un piccolo zombie. Che succede? Che succede? A posto. Ralph, Cocorico, Riccione, chi okay, si vede bene. Re di Riccione. Posso vedere io, per favore? Sì, Marta ha 7 anni. Sì, full image. Mario. Ah, Mario. Hai visto, bro, che adesso hai scoperto il meme. Prima era diverso. Ok, vabbè, non dice niente. Tele spalla bong, benvenuto per i panatini. Sottolineatura, spalla, sottolineatura, bong, è diventato un bannatino.
11 anni fa il re faceva DJ set sotto il nome di Ralph. Bro, non lo sapevo. Mai fatto, non sono il re di Wow, un tumore, ci sono i... Bro, ma è incredibile sta cosa. Sì, ho fatto pubblicità dei chioschetti in IRL. E... Ma che bravo! E gli ho detto... Che bravo lui che ha accettato. Puoi impastarmi. E hanno fatto questo, un tizio in strada. Mi fai vedere l'immagine, vabbè, non importa. Che magari se la apri c'è qualcosa in più, capito? Okay. Però vabbè, non importa. Ora lo so, ora lo so. Il Gabbone è live. Va bene. Tenente Amazon su cartone imballaggio Amazon. Ma... Dai, tra un po' finiamo, tranquillo. Il re tumorario, mamma. Bellissimo però, cos'è quella lì? La carta dei tarocchi. In più è una posizione da Mario questa, eh? Vero, vero, molto da attore. Posa pollo? Ma questo è Double Down. Conosci il Double Down, bro? Bro! Bro! Io so cos'è il Double Down, però nel gioco d'azzardo. Il Double Down è una bellissima idea che ha avuto KFC. Hanno preso... e gli ingredienti dei panini del KFC e invece del pane hanno messo due pezzi di pollo impanati. Quindi c'è pezzo di pollo impanato, pezzo di pollo, farcitura di pollo, no, formaggio, bacon, salse e poi un altro pezzo di pollo impanato. Un altro pezzo di pollo fritto. Ma è una bellissima idea. È una bellissima idea e te lo faccio vedere. Vediamo. Non cercare Double Down però. E cosa cerco? Quando sei quadrisomico? No, fotonico. Però no. Osserva. Ma che schifo. È veramente schifoso. Tu l'hai mangiato? Sì, due volte. Com'è? Niente di che. Infatti... Ti dà fastidio perché sotto questo e sopra questo... Cuore di brodo, benvenuto fra i bannati. Cuore di brodo è diventato un bannatino. Oh. Un bacione per te. Ma il fatto è che è un bannato, non è un bannatino e non ho più l'animazione quella del laser. Boh. Daniele, non vuoi aprirlo? Apri. Ora. Il bello di costruire uno studio è trovarsi in questa grande casa vuota e c'è questa eco e gridare Daniele Re dei Trolli! Daniele Re dei Trolli! Bellissimo. Bro, tu sei bellissimo e beccati sto cazzo di mi piace da parte mia. Boom. Oh, e invece Davide, eccolo qua. Ho detto che non c'era più l'emote e invece c'è. È diventato un bannato. Un bacione Davide, grazie mille del supporto, sei il migliore. E anche quelle belle. Addio Diesel. No. Wow. Io ero naturale come le stelle, io sono le stelle. Cos'è sta minchiata, è Muarco? Non ne ho idea. Ah, perché ho detto mentre forse fumava. Perché ha detto mentre fumava, io sono le stelle. Vabbè. Sdrumox. Ma tutte che fanno ridere solo chi gioca. L'ultima volta che ho postato su questo subreddit mi avete blastato, ma io bene lo stesso. Sono 8 immagini, bro. 8? Sì. Potrebbero essere... Potrei usarle come sono le mie... mi trasformazioni. Io normale. Mandamele che magari le metto come emote. Io Marco. Le emote di YouTube funzionano un giorno sì e l'altro mai. Il tenente Amazon che non è una mia personalità, è un'altra persona. Già, Marco con quella cosa là. Io che chatto con Alessia, lei mi lascia. Ah, ti lascio l'ol. È uguale tra parentesi. Sì. Cosa abbiamo qua? Ehi, cosa vuoi intendere con questi vestiti qui? Che sono io? Non sei tu. La gag del Vaporub. I popper, guys. Che bellina. Bravissima. Ma fanne tante di questi qua. Fanno ma infatti fanno... Che mi stanno sul cazzo! Le persone che girano il volante con una mano sola. Vuoi vedere quella faccia di merda di Tito? Certo. Contento? La galleria è aperta. Che vuol dire sta cosa?
Col tu che mi guardi con aria filosofeggiante, il gabibbo. Non puoi spiegarlo. Secondo me, fra 2 anni vedremo sta immagine, però, ma che cazzo stavamo sì, facendo? Sì, sì. Ceres e Spooky, comunque, il titolo della scena. Non ti ho mai visto con la poche. Ti ho mai visto. Ma poi tu mi stai guardando veramente nell'anima. Tu, anzi, tu mi stai guardando e sei, sono fiero di te. Perché tu sei arrivato in quel sì, punto. Sì, sì. Amogaz, vabbè. Tente mezzo nel reparto monetario. Paghi fisco? Vediamo. Ci sono 2 immagini, bro. Come vedi c'è la freccetta. A ogni verso è molto più violento. Cos'è? Neanche mia madre partorirebbe questa cosa. Questa cosa è molto bella perché mi fa incazzare. Basta. L'abbiamo già vista, mi sa pure. Bianco versus nero. Paura di aprirlo. Cosa può andare storto? Vediamo. Allora, ragazzi, il format che ha cambiato la vita di grandi e piccini. Roll it, guys. 1:37 later. Come 20 su 20, eh? Vabbè, se dice 20 marco io mi fido. Cosa può andare storto? Già, 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 già. A few moments later. Fine. Va bene. Perché è arrivato qua sopra? Non so, perché sei stupido. Bello, dicimo quando sei fortunato che tutti i mostri intorno a te hanno il digitardo. Mi dispiace. Ma non pensi di annoiarti? Annoiarmi, Arancione, io. Ma per favore. Scusa, metti tutto schermo per favore. Ah, ma hai capito perché? No. Sai cosa questa? Questo è un audio del tizio che parla con i cartoni. E lui, molte serie, le vive a Riccione. Ma chi è? Quello là che te ne ho parlato, lui parla con i cartoni, che lo amo. Il tizio lui mette tipo i PNG di Goku e parla con Goku, fa le storie. Ah, certo. Lui va sempre a Riccione sempre... e fa le storie là. Infatti, fa le storie a Riccione. Il suo amore l'ha trovato a Riccione. Ok, possiamo... Ma non pensi di annoiarti? Annoiarmi a Riccione, io. Ma per favore. Tu sei malato di testa, Polnare. Comunque hai un cazzo di problema. Posso dare un applauso alla coroncina? La coroncina? Oh no. Vabbè, porca. Bro, riaggiorno un attimo che forse che avevo permesso dei post. Approvato. La parola era approvato. Metti new. I bigioni amici Voltegas hanno rischiato di riprogrammare. Per fortuna hanno solo scopato. Chi sono questi due? Ah, questo è Viva la Fazza e questa è Irina Meyer, lì quella che è stata bannata. Quella che hai parlato tu nella live, nella tua live. Se l'è scopata. E l'importante è che lo fa fuori da Twitch. Proprio se il duomo sia un giorno qualunque. Ma è la cosa più vera. Io me la tato questa immagine. Comunque qua ci sono 2 motociclisti dei Desperados. Sì, ma sì. Ma mi stanno dicendo che non riuscivano a fare una grafica migliore. Hai capito? Ma lui è fatto di cenere comunque. Di cera, sono fatti sono di cera, sì. Partitina. Perché lui è spaventato a morte? No, lui non è che è spaventato, lui non capisce niente. Lui dice, vai più là, fa vedere lì lo schermo. Vai vedere lì. Sì. Lo schermo. È quello bravo. Che comunque si vede che hanno giocato troppo ai videogiochi. E che sono sti occhi? Presti fare l'attore? Sì. Sì, sono Vittorio di cinema. Mostraci una faccia sorpresa. Una faccia felice? Sì.
Zoombox dovresti fare. Come verificare l'insorgere del digitardo? I tre sintomi del digitardo, vediamo. Mi piace lo skating. Mi piace quando muore e bestemmia. Ma che cazzo è? È una citazione alla live che abbiamo fatto. Ah, ok. Ma poi siamo tornati. Vai giù, andiamo giù. Elezione comunale, vabbè. Non lo so. DanieleSindaco.com. A volte l'amore è quello che ci viene detto che sia, non quello che pensiamo noi. Daniele Re, di Riccione. 1, 2, 3. Re. Metaforicamente è molto calzante. Nessuno di cui fidarsi, tutti da odiare. No, la conosco questa qua. Cos'è? Ma ci sono anche... C'entro qualcosa o una cosa a caso? E me lo fai vedere, porco dio? Però non è bello. Cosa spinge un uomo ad affrontare una bufera e a uccidere a sangue freddo? Beh, vi assicuro che non lo so. Ma è sorprendente vedere fin dove può arrivare un uomo. Mi dica che lavoro però che ha fatto, ha preso un sacco di roba. Cominciate a farvi un'idea. Ma non l'ho visto allora. Cacciatore di poco. Ok, statemi a sentire. Ah? Sei sentito? Che è successo? Mi viene il segreto di Mario. Mario? Chi è lo snitch, ragazzi? Nessuno ha detto che sarebbe stato un lavoro facile. Ma nessuno ha detto che sarebbe stato così difficile. Carino, perché Marco deve dire che è una merda? Tutto una merda. Dai, Snoop, bel lavoro, continua così. Sto cretino di merda. Ragazzi, molti di voi non hanno avuto il piacere di vedere questa live. È una live che abbiamo fatto di stampo medico. Una live per abbonati. Quindi ragazzi, ogni tanto io faccio anche live per abbonati. Voi non lo sapete, ma ci sono anche le live per abbonati. E niente, abbiamo fatto qualche chiacchiera, si chiamava La Famiglia Popper ed è stato interessante, abbiamo parlato di filosofia e di tanti argomenti interessanti. Io c'ero, Jack Magic, che live pazzesca, bene, bene, contento. Eravate tutti molto titubanti nella chat, mi ricordo bene. Pay to watch, ok. Cosa? Era un messaggio. Un altro? Un altro? Vabbè, dai, guardati questo e chiudiamo. Dopo che abbiamo parlato in live, tutta la gente cerca. Nessuno cercava Mokuba Kaiba. Penso proprio nessuno nel mondo. Oh. Va bene ragazzi, Tavernello giustamente si sta lamentando un po' dei toni un po' troppo alti, vi saluto, Marco proprio ha deciso di... Ah, vuoi venire anche tu? Vuoi fare un salutino?
Ragazzi, buonanotte, è stato un piacere. Vi è piaciuto il gameplay di Fallout New Vegas? Adesso che finisce il VOD, scrivetemi un commento qui sotto e ditemi se questo gameplay vi ha stuzzicato la curiosità.